Sace 10.000 bits e porti fuori maratone 50 ore, vince la prima cosa. Vince, ah, la prima, No. no, figurati. Comunque, boh, finita. Oddio. Ah, cavolo. Allora, benvenuti ragazzi. Allora, qua c'è ancora Ciao. gente. Allora, abbiamo le sfide della settimana, signori. Non è scattato, non è scattato. Ah, sì? Come no? A me sì, Scattiamo ma me l'ha adesso. dato. Ah, Ah, non vabbè, siamo vabbè. No, dentro. no, me l'aveva dato a Ciao, me, Rival vabbè. Ride. Ciao. Eccoci qua. Allora, abbiamo le sfide della settimana. Così te le leggo anche a te. Allora, grazie del raidino, benvenuti a tutti. Figurati. Ciao, ciao. Benvenuti. Ma cosa fai, Seba? Giochi anche tu dopo? Ciao, Andre. Finalmente un gioco interessante. Allora, la prima è: usa la chat veloce che hai giocato, grazie. Vabbè, una partita. Eh sì, hai visto che roba. Ciao, Koi. Nuovo vippone, Koi. Ragazzi, avevo detto. Perché se l'è meritato. Allora, totalizza 3000 punti nelle partite Grande online. Bitcoin, grande Bitcoin. Ah, avevo capito Ciao più. Ele. Ah, vabbè, vabbè, ciao Ele, ciao, ciao. Prego, come, prego. Ciao Alex. Poi Ciao abbiamo, gioca una Alessio. partita online. Rissa 3 contro 3, ok, niente di. Rissa qual è, scusami. Rissa qual è? Qual è quella? Non lo so. Quello con i E non poteri, c'è qua immagino. FBI perché sono dalla Play. Sì, è quello dei FBI, poteri. ma sì che c'è FBI, te la faccio metto io. Ah, tramite già. Totalizza 2000 punti in qualsiasi playlist. Esegui una demolizione in partita online e 15 partite online. Giochiamo. Bello, Riss. Sì. Allora, poi, vabbè, quelle di area 1 le ho finite. Mi manca area 2, purtroppo. Purtroppo. Sì, ah, sì, allora mi tengo. Lo ha detto se lo facciamo dopo. Allora, aspettiamo Ma anche. tanto adesso vado a mangiare prima io. Appunto, quindi facciamo che quando torna Jack facciamo tutto, dai. Ok, Vabbè, facciamo tutti good. insieme. Non so se posso dire quella roba lì, però. Ah, come già? Allora io mi faccio un po' di roba mia, dai, faccio un po' di. Ah, io vabbè, anche se saranno 10-15 se Ma vado a sì, mangiare. vabbè. Oddio, cos'è? Un tempo illimitato. Modalità knockout. Knockout, ci sono delle sfide anche lì? Non. Vediamo. Non spero di no, spero che cavolo. Cos'è sta roba? Oh, sono le sfide anche lì. La No! rimani in parti, Sì, io sì. stacco la play e la Gioca parte 3 terminale. partite knockout durante il knockout bash. Esegui 35 tiri. Esegui Anzi, adesso è accesa. 4 partite. Vinci 10 partite online. Vabbè, quello mi interessa. Gioca 20 partite online. Ma cos'è sto knockout? Oh, madonna. Ma Pignolo. no, Saranno magari. che. Boh, vabbè, io Sarà roba di provo tutto. basket. Poi sarà baseball, sarà football di nuovo, mi sa. Vabbè, proviamo tanto peggio. Aspetta, Provalo. que. Io mi sto connettendo Schiva in già io. avanti gli avversari per farli volare via. Madonna, mi sembra. Cos'è sta roba? Non lo so, come. Ho paura. Ho paura, ho paura, ho paura. È roba emozionante, È roba vedi? emozionante, mi dicono. Sì. È la mamma del male. Può essere. Sì, Ande, già mette le facce. Anch'io sto per farle quelle faccine lì. Hai visto che è bandiera democratica? Giusto, ora faccio un bel cambio, ragazzi. Ora mi Di Sierra metto. Leone. L'altra volta ho messo lo Zimbabwe, lo Zambia e ora ho messo il Vietnam, ma ora poi cambiamo subito. Con la mini. Gon. No. Va bene, io intanto vi saluto che ci Ma. sentiamo più tardi, Ciao, ok? Lascio la play dopo. accesa e tu imparti Ma appena anch'io finisci sto di andare. iniziando a giocare. Cos'è sta Ciao. roba? Ma cos'è sta merda? Scusami. Boh, ma non ho capito cosa devo fare. Oh, mi sono buttato da solo. Grande. GG a me. Assolutamente. Ma quello ci giochiamo di sera, quella roba lì. Ah, ma devo buttarli giusti? Ah, vabbè, ma scusami, però. È tipo autoscontro. Ah, vabbè, allora. Oh, allora. Folgorato. Ma non folgorato. Ma neanche sulle sedie elettriche si possono fare cosa sta facendo? Che modalità è, boh? Quella roba lì, propongo Vaticano. È vietata i maggiori di 15 anni. Ma sai cos'è? È un po' troppo democratico per i miei gusti, Vaticano. Per me è un po' troppo. Però ora poi la cambiamo. Tanto non è che giochiamo all'infinito con sto coso, non è che facciamo. Vai via! Maledetti. Ah, bisogna buttarli su. Ma cos'è sta roba? Bisogna. Via il Papa. Mi dissocio. Papa non interessa a nessuno. A me no, poi.
come beni al contrario. No, mi sono sbagliato. Morte, ah, me lo dice proprio. Ma è vero, è vero. Posso anche dire di sì, effettivamente. In teoria non si potrebbe dire, però. Sai com'è? Però è vera, è la verità. Non è che. Vabbè, bomba, ha rotto il cazzo questa. Via. Ma ha rotto le balle sta modalità. In teoria non si può dire, però va bene, dai. Però è. Ma sì, ma anche io concordo. Allora, andiamo con cose normali, va. Così, non ho voglia di fare cose. Allora, prima di tutto andiamo col cambio della bandiera, che mi sembra la cosa più fondamentale della giornata. Quindi, durante la live andremo più volte a cambiare la bandiera. Fulmine. Fiocchi di neve. Veramente guardare questa modalità. È vero, concordo. C'è un capo sulla persona. È vero, viene eletto dalla loro banda. Viene però. Ah, sì, ecco. Cobalto. Andiamo con le bandiere. Bandiere pazzesche. Ovviamente abbiamo fatto il Vietnam. C'è il Venezuela. Ah, abbiamo fatto anche lo Yemen. Le isole Vanuatu. Quindi io direi prima di andare con il Vanuatu. Bellissime queste isole. Che vedo. No, non sono vietco. Ok, quindi. Dalla banda dei Papa Boys. No, che boh, assolutamente. Ma guarda, io se venissi pagato potrei anche farlo. Dal colore che lascia la scia del fuoco. Sai che se venissi pagato, sai, potrei anche mettermi a sostenere certe nazioni, sai. Non avrei sto gran problema, sinceramente. Fai il Bhutan, dopo lo facciamo. Dopo Bhutan si potrebbe anche fare. Ma il Bhutan, dai, poverini. Mi fanno un po' così, mi fa un po' tenerezza, mi sono anche simpatici. Mi farei pagare. No, questa roba non si può dire però. Cioè, a meno. Pubblicamente non lo possiamo dire. Però privatamente me ne sbatto. Tanto nuova. Non si può dire sta roba, purtroppo. Cioè, non perché io sono contrario, perché a me non mi importa nulla, però. Però purtroppo dobbiamo essere sempre neutri, teoricamente neutri. Dove difende il Vaticano? Non si stava. Ma chi è che stava dicendo? No, perché stavano giocando con le Molotov? Ma non lo so, ma io non dicevo il Vaticano, dicevo certe nazioni, non ho detto quale però. Una non la posso dire sicuramente. E di questi tempi bisogna stare attenti. Dai. No! Ma dici? Beh. No, non penso possa. No. Non si può dire sta roba comunque, eh. Ovviamente si scherza Twitch, chiaramente stavano parlando di altro. Grazie Jack. Purtroppo non possiamo dire nulla del genere, quindi non possiamo dire ste cose. Ok, giochiamo 10 parti. Beh, a 10 scatta un livello, quindi forse ci arriviamo a 110. Vabbè, comunque oh, non è che no. Il colore di bambino luce. Esatto. No, ma Condombia è indifendibile. Cioè, è indifendibile quando ha fatto lì, quando è andata l'Inter. Poi quando è andato da altre parti, non lo so, però. Da noi io ho visto un ceppo di legno buttato lì sul campo. Ha fatto anche un bel autogol. Peccato che l'ha fatto nella porta vuota, nella porta sbagliata. Questo è uno dei tanti cessi che purtroppo abbiamo preso noi durante in sede di mercato. Grande Colombia. Allora, io l'avevo lasciata al Valencia, però mi hanno fatto notare che lui o al Siviglia, una delle due, però mi hanno fatto notare che è una leggendona, cioè, più forza storica. Ah beh, della Repubblica Centrafricana ci vado anch'io a giocare, non ti preoccupare, divento anch'io una leggenda. In Spagna, fatemi dire, vi faccio certi acquisti. Atletico, forti. All'Atletico fortissimo. Cavolo, Condombia è fortissimo, sono due cose che prescindono proprio il tempo e lo spazio, però può essere, oddio, ho visto tante cose strane in vita mia, può anche essere. Stare a te, mi è appena uscito l'articolo una. No!
Non lo so, Atletico ci ha messo più per scrivere che sei andato a cercarlo. Papa Vaigo al Chievo ha fatto me. Ma Papa Vaigo ogni tanto su qualche Football Manager in passato lo compravo sempre in attacco. A me sarebbe. Guarda, l'avevo visto anche nel 2020, 2019 lo pigliavo sempre. Quando pigliavo qualche squadraccia di serie C, D, il primo acquisto era sempre Papa Vaigo, cioè, ragazzi. Pensate un po' che grandi considerazioni con di lui. Ritornate. No, non penso, sai, quel nome lì, non so se si può dire il nome lì, però. In teoria. Delle mutande di questo signore, mica, varranno un sacco. C'è gente che se le comprerebbe veramente. Oh. Ma adesso all'Atletico, me l'ero persa l'Atletico, sì, non è che seguo calcio famoso, perché come voi ben sapete io non seguo calcio famoso. Chi è il pulpile vostro e prendevate sempre calcio famoso? Allora, vabbè, su FIFA lo sai benissimo, il nostro grande profeta Abdullah, quindi su quello, il nostro profeta, ogni edizione di FIFA da quando ho la Play 3 o 4 è sempre lì. Ha vinto il campionato l'anno scorso. Su Football Manager non ce n'è uno qua. È un po' tutti, non ho grandi. Però Abdullah su FIFA, ragazzi. Colombia ha alzato una Liga Santander. Pensa un po'. Per un patrimonio. Abdullah non si tocca, esatto, Abdullah non si tocca. C'è anche su Football Manager, ma di ingaggio vuole 1 milione. 1,6 milioni di ingaggio. Avevo postato la foto di Abdullah su Football Manager del 2021, l'altra volta. Grande! Tornare ai tempi del Brescia. Tanta roba, infatti, io sono riuscito un po'. Però, cavolo, vuole tantissimo. Provate a prendere. Io ho la Lucchese nel 2021. Sono tornato in Italia dopo esperienze in Albania, in Azerbaigian, in Armenia, in Algeria, e allora ho provato a prendere, ma quello vuole troppi soldi. Da me c'è una bella lotta a Mirko Antonucci su Muntari, lo prendiamo al 68 livelli, però se vi dico il mio pupillo, secondo me neanche lo conosceva. Ma FIFA dici? Ah. No! Cazzo, no, ci hanno pareggiato sti bastardi. Grazie, anche se no, se me l'ha presa in giro. Io prendo Muntari su una carriera col Gorica. Forse cazzo lo ricorda. Sì, cavolo. Ma ricordo sì. Mi sembra che mi mandavi anche gli screenshot, se non mi ricordo, ma ogni tanto vedevo del Gorica. Sì. Ma Muntari adesso gioca tipo in Ghana nel suo paese, gioca, perché solo lì può giocare. Solo di Anieda. E tipo il Cardaccio. Cardano si chiama Ahmed Zansky. Se ti mandavo le foto. Ma sai che sto qua ha un nome già sentito, sto nome qui. Muntare in Slovenia spaccato. Vabbè, in Slovenia ci posso giocare anch'io, magari non nel Maribor, però. Sì, ha un nome che ho già sentito. Non so. Se non mi ricordo male era al Pescara a Muntare. Oh! Tada! A Montari giocava il Pescara, quindi se non mi ricordo male ha fatto lì una stagione. Adesso gioca nel mi sembra nell'Aikof, Heart of Oak, in Ghana. Caraccio mi fece 50 gol in campionato. Caracciolo grande, Caracciolo. L'airone. Come nessun punto? Che cazzo t'ha a dire? Ma sei buggato? Ma se ho fatto 200 punti? Si è buggato. FIFA me prendevo sempre. Da lì ogni carriera prendevo. C. Caldau, Ilino, Airone per i gol, Nizica, Talenti 22 anche che sceva. Babaji, sì, Babagida, sì, ma ricordo come. Babagida, mamma, era di una generazione di calciatori pazzesco, Babagida, scuola Ajax, ma ricordo sì. Coach, sì, è Coach ex Borussia Dortmund, se non mi ricordo mai. È
È un calciatore rumeno, centrocampista del Galatasaray della nazionale rumena. Sì. FIFA 98 sicuro. Anche Winnie, sì. Vabbè, Gidoco. Okocha ha giocato anche nel Paris Saint-Germain. Era un Paris Saint-Germain disastrato, che sfiorò la retrocessione. Mentre Babangida e Ajax, forse anche Bolton. Okocha era anche Borussia Dortmund, forse, però si risveglia il suo. No, non lo so, però vi dico, vabbè, ma la Nigeria è sempre stata una nazionale che ha dei buoni talenti, perché comunque nelle squadre giovanili anche il Ghana spaccano di brutto, sono forti, infatti ogni tanto nasce qualche generazione forte di là. Sta sognando che si è svegliato, esatto. Ma questi sono i miei tempi. Ma non è i tempi, beh, oddio. Ma sì, ma Babangida nel 99, 90, era attivissimo, eh. Cosa vuole? Sì, ogni tanto, beh, ma sai, è diverso. Il Sudafrica, ogni tanto, anche Sudafrica, ma più che altro a livello di club, tira fuori qualche bel nome. Un vero appassionato di calcio non ha tempi. Sì, quindi perché, anche perché molte squadre del Sudafrica, sicuramente quelle associate all'Ajax, hanno una rete di talent scout che ve lo sognate. Aveva Fisce anche. Ocon, il Sudafrica aveva Ocon. Seguo ciò che accade nonostante cambi di nome, esatto. Ciao Seba, vediamo, dai, grazie, grazie per essere passato, grazie. Bene, sudafricano. Sì, con la formazione c'era Fisce, ex Lazio e Ocon, ex Lazio, sì. Assolutamente sì, me lo ricordo. Però vi dico, alcune squadre tipo l'Ajax Cape Town, tanto è lo stesso. Hanno la stessa rete di osservazione dell'Ajax. E qua chiudo. Perché abbiamo già capito che cosa vuol dire questo. Vuol dire che questi sono tutti i talenti di quell'area geografica. E poi li passano all'Ajax, nella scuola Ajax. E l'Ajax così si rifornisce di giocatori. È così che fanno loro. Hanno un sacco di società satellite. Che cercano i talenti e poi li portano nella grande squadra, diciamo. Barrett, sì, me lo ricordo. Poi Ocon, ex Fiorentina, anche Lazio e Fiorentina. Ma va, fanbrodo. C'è il calcio con l'Atalanta, che aveva in campo Migliaccio. Che caso è il PSG? Nessuno, esatto. Non so, ma talento, cioè, non è che a me piacciono quelli buoni, non è che ho un nome specifico, eh. Cioè, non è che ho un nome specifico. Anche perché poi, insomma. No! Porco cane. Sud America, ma Sud America, non mi sono più commosso dal calcio del 2006. Ma a me ogni tanto vedere le grandi partite incredibili. Beh, su Discord possiamo organizzarla quest'estate, qualche proiezione di partite. Messi. Bannaggia, mi dissocio. Ma Messi, ragazzi. Boh. Messi già visto. Ma ha ragione, guarda, noi su Discord faremo una proiezione di partite quest'estate. Quindi dove, di quelle più strane. Quelle là le seleziono io, non vi preoccupate. Il Leicester, metto qua. Ma il Leicester è una grande favola, quindi fa piacere sentire queste cose, però a me, insomma. Ma poi il calcio come sport mi fa piacere, non è che Ronaldo. Beh, ma Ronaldo è stato un grande. Il primo Ronaldo ho avuto la fortuna di godermelo. Az, un giocatore che Thuram e Cannavaro facevano fatica a marcarlo, e ho detto tutto. Quella è la memoria, come ho detto, a Story si è stato un grande. Ok, ora ti invito.
A me umanamente mi dispiace. Ma basta, sto scudo. Ma ce ne sta gufando perché spera che con la squadra di ciabattari vinca. Ma sicuramente vincono o i ciabattari o gli altri, o quelli in azzurro. O gli altri, o la banda Bassotti. Esatto, sì, è peggio veramente le streghe che fa i voodoo, cavolo, è peggio di voodoo, cavolo. Meglio frettolosi, sì. Meglio frettolosi che precoci, esatto. È troppo frettoloso stato. Vabbè, opera. No, gol. Sì, no, è vero. Che schifo. Ma ci fosse tanto lancio a mal di schemi che veramente, cazzo. Ora hanno preso un portiere, o prenderanno un portiere che viene forse scuola Ajax anche lui. Una vita ho cambiato, ho detto. No, il Napoli ha perso, si è capito. Aspetta, si è capito. Gli è stato rilevato una diminuzione della demografia di natalità a Napoli. Non credo sia per quello. Tre, mamma mia, e arriva il 3-2, mamma mia. Esatto, Onana, sì. Non so se Onana va. Ne ho sentito parlare bene, ho visto qualche partita, non è male. Però esatto, quello che dice Ale, ha fatto anch'io, ho visto delle papere. Oddio. Un po' tutti le fanno, però insomma. Ma provare Radu ci faceva così schifo? Esatto, è giovane, sì. Ma io l'ho visto qualche partitella, così qualche video. Ma quello del Milan, sinceramente, non mi era dispiaciuto in Francia quando l'avevo visto. Non mi era, ho detto, boh, sì. Decente. Ma dire che è giovane. Oh, beh, sempre Jack, cavolo, bannatemelo. Basta questa classifica. Mia, ma veramente è incredibile, sta. No. Mi bannate, Jack. Continua a dire che è giovane, 2017. Tieni conto che non giocava da 10 mesi. No, adesso lo so, adesso. Non invecchia mai. Vedrai, mi gioco la palla destra e più fuori quello del Milan. Squalificato. Sì, lo so. No. Però ti dico... Oh, vado un attimo a spacchettare e arrivo. Ma a me in Francia, dico, quello lì non mi è dispiaciuto, però, vi dico la verità, non mi è dispiaciuto. Sinceramente, no, non è che mi è dispiaciuto, Poi, oh. Sanità da crisi. So che è stata promossa, che... Come... Allora, andiamo a spacchettare. E in Francia a me era più piaciuttio quello lì. Oddio, ho detto, non è il più fuori, l'ho visto, però. Cos'è sta roba? Una scia. Che brutto, vado. Mamma mia, che cesso. Ah, un attimo che spacchetto ancora. Che ho fatto un'altra cosa. Che è successo? Ma avevo visto che era segnato. Perché? Visualizza sfide. Ah, sarà sti. No, sarà sti schifoidi. Ma cos'è sta roba? Che brutto. Allora, adesso basta cazzate. Adesso invitiamo Koi. Oddio, cosa stai spammando? Vuol dire Serena Grandi, non credo. Cos'è stero? Classe, VSS, devi andare di nudo a fare il gesto dell'ombrello. L'ho rovinato. No, vai a non mettere roba. Ah, invita il gruppo qua. No, come per un secondo? Ah, perché non sono stato io, Alex. È Twitch che è l'automod che ti ha sospeso. Ma infatti ogni tanto fa. Ah, perché hanno. Ovviamente hanno modificato anche l'automod, ragazzi. Quindi farà cose che tipo il bagni e sospensioni. Quindi. No, non c'entriamo niente noi. Allora, facciamo l'extra. Però volevo farla con Jack quella. Facciamo un attimino un'altra cosa. Tanto quando arriva Jack facciamo l'extra. Dobbiamo fare un. Basta questo interview, lo scudetto, madonna. Che guffate, cazzarola. Az!
Almero, no. Che cuffate, oh, porca miseria, signori, che cuffata. Che cuffata. Oh, Armero, cavolo, me lo ricordo, era quello del Napoli. Sì, quello che era andato anche al Watford, mi sembra, docciato. Ah, ho capito perché la freccia a quella parola non si può più dire, anche quella. Lo so, una cazzata. Sì, perché posso fare quello che sei inferiore che là, come squadra. Ma, secondo me è già un miracolo su dove sono, però. Posso fare solo questo. Oh, io. Boh. Cioè, però. Ma loro dovrebbero chiedersi come ha fatto arrivare fino lì, prima di tutto. Quale miracolo di Dio sono arrivati lì? Parata. Ufficiale Gasperi al Napoli a fine campionato. Az! Az, az. C'è da ridere allora. Non so se... Vabbè. Poi esordisce l'America lì e vinci, e gioca stabilmente. Ah, ma non sapevo che era andato in Brasile. 144 presenze, 8 gol, vincendo un titolo nazionale. Dopo 4 anni passa il brasiliano del Palmeiras, dove consegue 36 presenze, un gol di 4 presenze nel campionato paulista, 19 presenze nelle coppe. La Parma vede sfumare la prova in Europa per la modifica delle leggi, norme riguardanti. Dicono così. Ci va all'Atalanta, ci va Pirlo, segnato, ci va Pirlo, ve lo dico io. Ma oddio. Sono messi, cavolo, passano da Gasperini a Pirlo. È vero che gli devono far pratica quello lì, so. Però non si può giudicare alla Juve, ma cioè. Vanculo. Ma Pirlo sa allenare. Ma infatti, però non ha ancora, secondo me, esperienza ancora per allenare. Blessina Natà. Sì, può essere. Può essere, sì. Ma solo che boh. Poi il Napoli, voglio provo a vederlo Gasperini al Napoli. È riuscito a far arrivare secondo la Juve, che giocava con Bentancur e con Bidonazzo, che è stato venduto poi a Tottenham a peso d'oro, vogliamo ricordare. Ora non so, anche Bentancur se è stato venduto a quelli là. Momento sbagliato. Sì, è vero, anche quello è arrivato il momento. È il momento già che era praticamente finito il ciclo della Juve. Sì, forse è anche vero quello, comunque. Esatto. Beh, sì, poi è vero, è vero. Ronaldo, sì, era già scazzato che. Ma vaffanbrodo. Secondo me faceva giocare meglio di Allegri. No. Infatti, vabbè, qua si apre un discorso che abbiamo già fatto mille volte, inutile anche riproporlo, cioè quello del tempo e della pazienza che c'è qua. Esatto, sì, il solito discorso, quanti anni non lo abbiamo fatto, quante volte abbiamo già detto sta cosa. Ma è la mentalità così, non ci possiamo fare niente. Già dopo 3 partite, oh, maledetto, esonerato. E Gasperini da noi, sì, e lì anche non gli hanno fatto alcuni acquisti. Oddio, non so se avremo. Però vabbè, lì l'Inter sbagliò anche il mercato, perché dovevi rifare un ciclo, dovevi vendere quelli là del triplete, brutto a dire, ma dovevi venderli. Il Real Madrid ci offrì Higuaín, quelli Higuaín lì, quello che poi andò al Napoli era ottimo, non è quell'altro che cavolo, vabbè, non mi fate dire, però Allegri sta facendo schifo perché si è trovato una squadra totalmente diversa, mai visto, sì, anche io Allegri, no. Però sa vincere comunque, a quanto pare. Gasperini da noi probabilmente ha avuto la fine del ciclo del triplete, dovevano vendere quelli che ce li pagavano a peso d'oro, soprattutto Milito,
e altri, Schneider e altri, rifare la squadra e prendere quelli che aveva chiesto lui. Poi magari avremmo fatto angoscia lo stesso, molto probabile, però intanto in questo momento siamo io super, segniamo un gol e poi a catenaccio finché non mi segniamo, poi attacco attacco, gol e contropiede. Sì. Ciao Mogami, hello, how are you? Ragazzi, è discorso già trattato, Andre lo sa. Bene, tu. I'm fine, fine. Bene, bene, comunque bene, grazie, grazie, thank you. Adesso sto iniziando un po' per capire meglio l'inglese. Sto vedendomi i film ove possibile in subita e in inglese. Vabbè, anche il Vresi me lo vedo in inglese perché giustamente in italiano fa angoscia. Devi parlare la lingua dei britannici. Esatto. No, vabbè, ma adesso sto vedendo un po'. L'altra volta mi sono visto il Cavaliere Oscuro in subita. Devo dire che comunque non mi ha urtato il cambio troppo di doppiaggio. Loro devo parlare. No, vabbè, ho capito. Guarda, va. Grazie LSO, Jack. Non ci ho pensato perché non riesco a farlo bene al telefono. Oh, domani ci tocca Ken. Madonna, domani devo scristare con Jagger. Mamma, ho paura domani. Domani bestemmio con Jagger. Mamma mia. Jagger è mamma mia, tra l'altro. No, non si può dire sta roba. No, 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 no. Rispettiamo sempre gli altri, no? Cioè, almeno in pubblico, poi in privato. No, non si può dire sta roba. Non si può dire. Cioè, mi dissocio, però in teoria mi associo. No, ci hanno pareggiato. Ah, ci starebbe una frase bannabile mia, però non la posso scrivere. Schifo. No, spa che cavolo. No, cavolo, ci ha fatta all'ultimo minuto. Ah, a proposito, ma quando è che gioca? Cioè, so che c'è il Bologna, ma non so a che ora gioca l'Inter. Comunque, venite veramente. Sì, è vero anche quello. A che ora gioca l'Inter col Bologna? 20 e 30? Se non vinciamo questa, guarda, ci meritiamo di perdere lo scudetto. Cioè, questo. Attenzione che sento dei rumori e ora torna Jack. Merhaben, come state? Hello! Non sento la voce di Coin, dov'è Coin? Fiorentino di 0-2. Az! Az! Grande. Una squadra impossibile. Alle No, 22:15 è sono 20. solo. Ah, Ciao ok. a tutti, Ho sono avuto il Jack, un nostro migliore di saluto. sempre in Oh, momento no, ho sbagliato giusto. Chiamo gioco. discato il paese da super. Sì, ho visto, la Fiorentina ha fatto un rimontone clamoroso, se ne ha A fatto anche il perdere. terzo. No, sto scherzando, lo so. Ah, Maran, No, che brutto. grazie, Mogami, thank you. Maran. Baranza? Maran, vuol dire grazie, ciao. Avevo letto in Baranza. Aspettate, Avrà, arrivo no, non subito. so chi sia, gioca a calcio quel giocatore, o gioca a baseball. Ho sbagliato gioco, Klaas, finisciti la Avevo partita letto in pace. Baranza. Non so se ce lo Alexa, capivo. accendi le Sicuramente già orecchie. conosce Cabral. Cabral è ex. Quello è ex Genoa. Ex Genoa. Quello Oh, lì. poverino, povero. Andiamo un po'. C'era un Cabral, ma non so, mi ricordo. Andiamo al menu, così ti invito. Facciamo Sì, quella extra, eh. io ho sbagliato gioco, Adesso dammi un secondo che ho sbagliato. Cabral, Ho sì, è quello sbagliato. ex Genoa. Mi sembra quello colombiano. Però non vorrei dire. Alexa, accendi la No! luce. È un Nella caduva. Fiore. Ah, ma allora non è quello, ce n'era uno al Genoa che era Cabral, che era colombiano. Oh, Ma non mi ricordo se era lui. mi dice che non Non posso è entrare. Stefano Fiore. Perché non puoi? Stefano Fiore, che avevi citato? Era perché mi dice che devo regolare l'HDR. Un secondo, mi ha buttato fuori perché devo regolare. Ok, l'ho Ah, intanto regolato. cambio la bandiera, signori. E mettiamo il Bhutan. Yeah! Come aveva chiesto il Grande buon. Bhutan. Poi ovviamente riprendiamo col Venezuela, che è un paese democratico, giusto? Beh, a me piace il Venezuela, Allora non lo visto che. mettiamo. No, mi piace, ti prego. Ci gioco volentieri col Venezuela. Quasi quasi metto la Colombia così.
Pure club però si fa. No, io no, io Ale, assolutamente. No, c'era uno, però non mi ricordo. Devo chiedere a qualche tifoso del Genoa. Sto ciabattaro mi si chiamava. La scoteca. Cosa fa? Come la scoteca? Che senso? No, nulla, è una cosa serve. Butan. Ho accettato, ma ci vuoi dargli tempo di aprire. Aspetta, Butan. Che cavolo è Butan? Scusami. Sto paese di. Ma non c'è! No, aspetta. Eccolo qua, no, se c'è. Eccolo qua il Buddha, grande! Grande Buddha. Buddha? No, non è Buddha, è Buddha. Ok, no, ma io tengo la Sierra Leone. Guarda che belli sti. Guarda, sono entrambi dei leoni, ma tu non hai. Ma tanto dopo, poi metto Venezuela dopo. Ma che belli leoni, tutti leoni. Extra. Ma tu è un drago, in realtà, tu un drago. Drago, caso, drago. Oh, drago. No, aspetta, no. Ma dov'è l'extra? Ah, è sotto, scusa. Cresciuto il giovedì, esordisce prima squadra nel cose del match di Coppa del Brasile a Palmeiras, tornando viene definitivamente promosso in prima squadra, passa ufficialmente a Basilea. Ah, è andato a Basilea sto qua, Risse, eccolo qua. Devo dire grazie, grazie per la gallina. Viene nominato il mio giocatore del campionato. Cos'è la demolizione? Bisogna distruggere una macchina, quindi diviene ufficiale il suo passaggio alla Fiorentina. 16 milioni sera, ho fatto da titolare, ma ah, non è quello che dicevo io, ce n'era un altro. Ma detto, ma cos'è sta mappa? Cos'è sta mappa? Wow, vabbè, grazie, come si dice grazie, non mi ricordo mai. Ah, questo qui ci ho vinto mondiale per club. Ah sì? Con Cabral. Mamma mia, grazie. Beh, una bella carriera per Cogna al Palmeiras, cavolo, potrebbe essere poi l'ex Palestra Italia negli anni 40. Ho avuto gol. A posto di Vlaovic hanno quel super. Oh, dici, può essere. Devo abbassare ancora il volume, ma perché controllo il volume cuffie? Ah. La parla un attimo. Qua mi senti? Parlaci della tua relazione con Amanda K. No, ho capito chi è quella americana. No, quella che forse ha copato qualcuno. Ah, non è forse, è molto probabile, però. Corinthians tutta la vita per ma no, il Palmeiras, sai. No, Corinthians no. O San Paolo Palmeiras, che ricordi? Il Flamengo, troppo forte. No. Ma una bella carriera. No, una bella carriera a Palmeiras sarebbe figa. Corinthians è forte. Il San Paolo e il Flamengo anche. Palmeiras o il Gremio, se c'è ancora. Anna Maria. Il Cruzeiro, non c'è più il Cruzeiro. Anna Maria. Amanda è stata una scrittrice filosofa e critica letteraria italiana. Ah, pensa a te. Anna Maria. Armanda. No, non è Anna Maria. Io zero punti. Avete figli? Avete avuto figli? No. Non tu, ovviamente, Andre. Andre, sì. Si è avuto figli con Anna Maria. Ma ora respirano ancora, no? Non lo so. Non lo sappiamo. Io ho zero punti, oh. Ma che cazzo è sta roba? L'altra sera la tua reaction la farebbe Palma. Ah! De Palma. Stasera là con i pitbull. Io conosco giusto Brian De Palma, ma non credo sia quello. Ho saputo oggi che quell'altro disperato lo conosco. Bad Bunny, che in un articolo si è citato come è stato wrestler da giovane, quando in realtà l'ottavo lo scorso anno, Bad Bunny, è protagonista di un film della Marvel chiamato El Muerto. Sarà quella che succederà a noi prima o poi, quindi. Ma io non ho mai sentito questo personaggio del Marvel. Punto, dove esce? Quindi Spider-Man messicano. Palma de Mallorca, magari. Ludovica è morta la notte in un tragico incidente stradale. Giorgio Palma. Città dove la giovane attualmente sedeva. Purtroppo un di nome Massimo. No, il mio cognome. No, non è vero, non è il mio cognome. Allora, adesso. No! Non si può dire. Doveva rimuovere questo, anche se poteva essere una trama di un film. Non scrivere il mio cognome pubblicamente. Non è vero. Tanto, no. Però quella poteva essere uno spunto per un film. No, poteva essere interessante. Non scrivo ma ascolto. Sì, va bene, Andre, sono qua. Bene, Andre. Devi mettere grazie, Arancione. Già fatto.
Vai, vai, che faccio gol. No! Non ringrazio neanche la gallina in sta partita, cavolo. Io ho 18 punti e stiamo buscando malamente. Oh, film arancione. Esatto. Belli film arancione, guarda. Quelli sul sito arancione sono i più belli, hanno delle trame. Sì. Delle trame incredibili. Questa porta hanno... Esempio azione, guarda, a me piace i film azione. Cavolo, sono talmente penetranti quei film. Esatto. Vedo delle robe proprio dalla finestra, passano tutte le parti. No, finestra. E c'era un video c'è un video che ho visto io, certo, qua, che entrava dalla finestra per rubare il portafoglio, la padrona di casa lo becca e vabbè, poi per non chiamare la polizia lei fa quello che deve fare. Io ne ho visto Napoleone. C'era Napoleone che preparava le strategie con la segretaria che lo aiutava, e c'era la mappa, e usavano sul tavolo, usavano la mappa, e c'era appunto Napoleone, ma parlavano di cose interessanti, tipo le strategie, di guerra, insomma. Era interessante. Sì, scommetto che parlavano anche di mazze, immagino, no? Non parlavano, usavano. Ah, usavano, vedi, era una dimostrazione di come venivano usate le mazze, giusto? Esatto, oh, ma possiamo uscire, scusate, sì, anche se faccio pochi punti. No, c'è ragione, usare la baionetta, più tardi, nei buchi. Beh, certo, bisogna stare attenti che se il carro armato cade nel buco bisogna stare attenti. Esatto, poi cavolo. C'è qualcuno che non vuole abbandonare. Ok, posto. Ma come no, siamo posto. Tutti e tre, come no? Era... Siamo noi tre, è vero, siamo noi tre. Che partita. Pensa che partite bellissime, cioè, a me no, sicuro. Anche. Esatto, zero. Pronta a riscuotere, andiamo. Io devo riscuotere. Cambiamo bandiera. Si cambia. Cavolo, mi ha portato male sta bandiera. Conosciutissimi da tutti, ma poi non è effettivamente famosa, nel senso che veramente gli attori H sono stati essere molto snobbati dei colleghi mainstream. E una nota soprattutto che si misura nel loro campo d'azione. D'altra parte la loro popolarità è la possibilità. Ma non so tutto sta beh, cosa. È lo stesso, sì, sì. Mi dice. Tu sai chi è Sparviero, Cla? Anche Ale. È una leggenda ormai. Dice che, ma se un giovane sto signor R, Rock, insomma, vabbè, si può dire il nome Rocco, tipo, sì. Insomma, Rocco, dice, ma non è poi sto granché. In confronto a lui, dice, in confronto a me, dice, sì, oh. Diceva che era deluso, diceva che era deluso, diceva che sta popolarità qua, potrei farlo io, lo farei meglio di lui. il che è... Lascia supporre dimensioni notevoli, immagino, proprio una roba. No? Beh, ovviamente non posso smentire, perché posso solo confermare, però. Oh, prendo il Venezuela. Oh, il Venezuela! Poi dopo andiamo con l'isola delle Comare, delle Comore. Lì. Le Comare. Oh, guarda cosa mi ha dato, ora è ufficiale. Cosa ti ha dato? Aspetta, dov'è? Delle ruote. Ruote? Boh. Sotto ciao, il nome, carissimo. Aspetta, no, ha detto sotto il nome. Ciao carissimo, complimenti, il video no, è interessante. No, non ho capito, scusami. Grazie mille per averlo condiviso con noi. Dai, con un abbraccio da Roma, kisses, Marie. No, 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 non si può dire. Ma scusami, è sotto il nome, non c'è niente. Cosa c'è sotto il nome, scusami? Ma non possiamo vederlo noi sotto il nome? Dobbiamo fare in partita. C'è ah, ok. Cosa? Niente, SDG, scarpe di Roma, ma c'era già. Ah, ok, c'era già. C'era... Lo spammerò da coin. No. Buono, no. Stasera coin. Ah, stasera, se non bestemmio, che vi vinciamo, andiamo da bestemmio. Coin dopo. No, bestemmio no in live, chiaramente. Non ho letto, è stato tolto. Ah, lo leggi più tardi, poi te lo trovi più tardi, non ti preoccupare. Lascia sapere, poi ti fa la sorpresa coin dopo. Poi ti fa la sorpresa più tardi. No, lo scoprirai, vedi a sorpresa. Se mettiamo. Ah, tu che l'avevi detto di metterti in live scarpe di gomma quella di Alex. No. Già dal fatto che l'avete cancellato. dici, in effetti quello potrebbe essere un segnale, diciamo. Potrebbe un segnale essere... di roba che è tipica di Alex. Non era sul calcio. No, strano, campo, però potevano centrare dei palloni, effettivamente, però non so. Anche la parola col K comunque ci stava. Poteva essere, sì, col calcio. Ciao e alla prossima, forza Udinese, attaccare un mito. Ciao Alex.
Ciao, ciao, grazie per essere stato qua, Abbiamo fatto la dai. partita normale, non facciamo le risse, non ci serviva fare le risse, Una no? sola. Grazie, Come una? Ale. È una, Ma no, che totalizzo oh, 2000 punti anche. eh? Non c'era totalizzo 2000 punti in risse? No. C'è anche quello, C'è, o cosa no? c'è? C'è quello, se totalizzo 2000 punti in No, ma non lo 2000 punti. farò mai quella. Ma ora dopo leggo, ma Totali, come? totali. No, una partita sola. Eh? Figurati. Ma no, lo Totali. so, ho capito. Manca solo. Vi lascio dicendo che sono diventato Comunque vi lascio, dicevo che sono diventato. Udogi. Si può Non dire so. sta roba, no? No, non so, per sicurezza lo tolgo, magari si può dire, no? Non Vediamo, viene, no, sappiamo vediamo. se si può dire. Io ti dico evviva, auguri, però non so cosa vuol dire. Evviva, frase che il signor Ed non diceva mai. Il signor Eddie diceva: che bella lampada, è venuta proprio bene, giusto? Magari lo dicevano gli ospiti, oh, ma che bella Ma che questa lampada. bella! No, loro gli ospiti Piace. dicevano: ma che bello spezzatino che hai fatto! Ma è Buono. maiale! Sì, l'ho L'ho cacciato io. Lui cacciato, e diceva, l'ho beh, sì, in cacciato io. effetti. Sono andato stamattina a prenderlo proprio, stamattina, no? E poi quando ho fatto quell'intervista, io ho detto, ma io non ho mai cacciato in vita mia. Quindi, E quelli sono quelli che hanno detto, oh mio Dio, non è mai andato a casa. beh, quello non vuol dire può averlo Vabbè, comprato al vuol dire che l'ha mercato. comprato, dai, vuol dire che l'ha Ha comprato. comprato, Un sì. tenerone, E spendeva signor Ed, soldi, ma non poteva scusa. mai perché spendeva soldi, un tenerone. Signor Ed, ragazzi. Signor Ed è pazzesco, eh. Ah, Che aveva. vicino premuroso, cavolo, aveva il Cavolo, vicino salutava premuroso. sempre. Saltava? Salutava sempre, l'hanno detto, ma era così Salutava bravo, sempre. salutava Vicino. sempre, sempre Vabbè, gentile, vicino non faceva niente di male, guarda, non vicino faceva era niente di bravo. male. No, no, a parte fare delle lampade col cranio. Invitare a cena. Però devo invitare a cena, vedi che bravo Ma che era. scusa, ma magari ti serve un cinturino, lui te lo fa, no? Sì, poi non è che Qual è ci. il problema? Ma io proprio figuro, io me lo metterei pure se fosse una persona, però. Ma fregherebbe un tubo. Dico, ah, ma Lo un metteresti di cinturino. persona in tutti i sensi. Esatto, mai di una persona, almeno. Oh, va bene, eh. No, non avete colto il mio suggerimento, il mio assist. Io ho attaccato te. Non è una partita così tremenda, possiamo anche vincere. Hai vinto qualche partita prima? Una forse, una. Però è troppo Sono poco. zero. Ci credo. Una mi sembra un po' pochino, no? Poco Posso sì. Vabbè, resistere, perché per adesso non siamo alla non soglia cominciamo. dei Cristi, però. Per No. adesso no, però. Adesso esageriamo. Ora ho l'8-0 di primo, era brutto, però questo qui. Madonna, era brutta, sì. Ma anche il campo non è che fosse. Non ci avevo capito niente in quel campo lì. Beh, il campo infatti è un po' scuro. Oh, Bravo, bel di palo in basso. coi! Beh. Yes. Go. Grande. Mi piace dire gol. Belli. Dopo passiamo su Warzone, giusto? Facciamo Warzone. No. A massimo se riusciamo a fare, ma è difficile perché dobbiamo fare 15 partite, difficile. 15? Se È solo la mia seconda, non so se neanche se la prima me la contate, ma se di no. Dicevi? al massimo farò Gol! le missioni. Gol! Missioni? Esatto. Fare le cose di Dragon Ball della storia, perché sennò non vado Ma io più dovrei avanti. farmi. Guardate, io non ho bisogno di farmene tutte oggi le partite di Rock. Un po'. Tanto c'è tutta la settimana. Ma. Però Ma beh, ci sì, vorrei arriviamo dai salire un po' di piedi. livello. Ma sì, solo che Rieccomi, poi Italia. rischio. Italiani! Eccolo Ciao qua. Andre, fate in fretta. A parte che non è che era andato via lui. No, ha detto poi lascia aperto, arriva, ha Sì. detto. Esatto. E probabilmente qualche missione la faccio storia di Dragon Ball, perché Lo vorrei fare devo anch'io. andare Vabbè, anche io avanti, ci blocco una missione da devo giocare insieme. andare avanti. Ci siamo bloccati. Sì, Hai visto sì. che ormai ho sbloccato solo quelle. Comunque oggi, ma che missione stavo facendo oggi? Ma hai visto che c'erano Broly, Saiyan. Kefla pure. Esatto, e un altro che c'era, si chiama Kaba, mi sembra. Non sono Kaba, sicuro. Kaba, Kaba. È quello Ma con non è Kaba la. di Vegeta, È quello. quello. È quello Ha un con. Saiyan anche lui, però. Non era, sembrava Vegeta, però non era Vegeta. No, non è Vegeta. Deve essere quello di su che c'è in Super. Anche Sparviero era molto super. No, adesso. Beh, sì, non penso per i motivi di Dragon Ball, però.
No, non si trasformava in super. Non credo fosse per i motivi che pensiamo noi. Oddio, può essere, però. Da quando avete iniziato a streamare avete avuto i miglioramenti generali? Sì, In che colesterolo senso? Cioè, di salute? No, anzi, ci sono andato a peggio, di perderci. salute molto peggio, Ma in molto. che. Di salute è peggiorata, però non so cosa. In che Dovrà senso? essere salito. Ma da quando avete iniziato a streamare, ma oggi? In generale, In generale. ma boh, ma sì, no, da quando ho iniziato, cioè, sono cresciuto, Beh, è una bella domanda. sono partito Oh, da giusto. zero io. Dai, sì, sono partito da zero. Comunque avevo uno spettatore, due. Cioè, sì, col tempo, sì. Interiormente col canale più pregi o difetti? Parti prima te, rispondo. Allora, sia interiore. Ma non ho capito, cioè nel senso, devo elencare i difetti del canale? E anche interiori. Ma Si ti sente sente male. basso. Ma Interiore interiori la merda. non è che è peggiorato, sono quelli soliti, i difetti che ho di solito, non è che sono peggiorati con Twitch. Ah, Sicuramente, microfono. sicuramente mi sono fatto più Sì, perfetto, pragmatico. avevo il microfono un po' basso da quando ho formattato la play, grazie. Col Twitch mi sono più diventato un po' più pragmatico, quindi ho una visione un po' più ampia del coso Ah, sì. diciamo marketing, anche se non è vero. Cioè, so bene le cose per fare, però Anche poi tu, no? i difetti sono quelli soliti, non è che. Oh, grande, mio assist to goal. Esatto. I difetti sono Bella. sempre quelli, non è che cambiano. Però sicuramente ti rovini le giornate, perché quando magari ti va male una. Magari ci lavori tutto il giorno, ti fai spam, eccetera, poi vedi che va male, ti girano, giustamente ti girano. Allora, la mia esperienza è simile, ma interiormente devo dire bene perché mi piace conoscere persone, socializzare, trovare persone affini su tanto, di poter parlare di argomenti. Il mio sogno sarebbe sempre di poter parlare di argomenti spirituali con persone, quindi quella è una cosa che vorrei tanto, ma non, questa non è la piattaforma purtroppo per fare certe argomentazioni, è difficile, guarda. Però sì, sono felice interiormente. Però ho subito tanto lo stress del stare puntuale a un programma, mi ha ricordato molto orari di lavoro, per quanto sono poche ore, sono 2 ore e mezza ogni giorno, non sono tante. Cioè, non è un problema, Oh, più grazie. l'ora Grazie. serale, la mezz'ora del pomeriggio non la considero nemmeno, per me è pausa pranzo, guarda, ci va benissimo, la passo volentieri. Però ti dico, sì, col canale, beh, è bello vedere un canale cresce. Non, vedo che c'è sempre una barriera massima che ci si blocca, ma vale un po' per tutti. È difficile, a volte si sale. Tanti lati negativi, ma semmai anche positivi. Le relazioni che si creano sono solide, pur essendo. Ma su quello non ho Ma sì, dubbi. Su quello vabbè, non ho con quelli dubbi. fedeli Ognuno ha un'anima. sicuramente, con quelli Io non posso dire fedeli. all'altro tu sei un'anima fine, potrei offenderlo perché l'altro dice ma che vuoi da me? Però a volte lo senti davvero dentro, solo che non lo potrò mai dire pubblicamente a una persona, ah, questa è un'anima fine, non posso dirlo, però lo sento, ci sono delle persone con cui mi sembra quasi di averle rincontrate più che incontrate per la prima volta, non so come spiegarlo. Ma sicuramente fai dei rapporti ottimi con le persone. Sicuramente è positivo, però bisogna anche contare purtroppo che magari quando ti vanno male ti girano male. Poi Ah, vabbè, io sì, sempre cambio umore quasi vero. subito, se vedo che va male No, mi girano. io Cioè ho un umore molto stabile, sono però è molto anche lunatico su quel vero. punto di vista. Il mio problema è che quando mi gira male per un bel po' di ore, se non A me il giorni. giorno dopo mi passa, anche perché poi magari vedo degli Almeno. atteggiamenti che non mi piacciono, anche se sono cose piccole, però poi non mi piacciono, allora comincio Il problema è a. che io a volte, io faccio una cosa che mi salva, cioè, è questa cosa che mi salva. È che quando mi girano le scatole per qualcosa, poi penso, ma veramente qualcuno mi ha fatto qualcosa? Ci faccio il Sì, nel pensiero, poi caso dico, mio sì. no. Ti do anche le prove, ti dico, guarda che è successo No, questo, no, nel questo. senso, ma era per ruotare me o è perché è il carattere di quella persona? Se è il carattere di quella persona lì, non deve fregarmene a me. Se una persona è fatta in quel modo, amen, me ne sbatto Oh! totalmente. Mi capita, ad esempio, quando parlo con una persona di cose scientifiche e lui inizia a dirmi, ah, ma questa cosa qua è sbagliata, è perché lo dice la scienza, a me dà fastidio, però
Però infatti mi arrabbio solo su un momento e magari mi sfogo anche, però poi penso, ma in effetti lui non lo fa perché ce l'ha con me, perché è di un'altra opinione e quello mi fa passare, quindi in pratica non mi arrabbio, o se mi arrabbio magari per 2 secondi e poi mi passa, perché dico, ma alla fine non è Ma non che tu so ci devi se essere uno che ti vuole opinione imporre per forza la tua cosa ti gira, no? Poi dopo un con me. po'. Lo so, ma è il suo modo di, è il loro No, modo ma. di vivere. Ho capito, però quando mi scarta vetrelli a me no, però. Perché poi devi Lo finire sta so, roba. Una sì, lo due te la so. buona, la terza no. A me adesso ho fatto così. Infatti No, con me non ha più detto magari. niente perché. Senti, se, secondo voi è giusto quello che dicono certi, Boh, cioè ovvero che che. essere se stessi nel mondo virtuale non è coerente? Essere Molti hanno un stesso. personaggio precostruito, purtroppo, per chi gira spettatori, a volte Certo. dicono che bisogna farsi un personaggio. Poi come convivono? Guarda, per l'esperienza di una persona che conosco io che si è fatto il Ma la personaggio, domanda è che è bisogna essere se rilevato. stessi o è meglio essere se stessi o costruiti? La domanda è il succo, giusto? No. Beh, io la Vabbè, risposta l'ho saputa da voi io ho due, capito visto che così sapete la come domanda, poi non so. siamo. Io sono Io così già. proprio, anzi. Poi in privato chiaramente c'è quella parte che non posso dire qua perché sennò mi cacciano Vabbè, via. ovvio. Però le fondamenta sono quelle, sono fatto così. Anche Jack è Solo un così. Solo che noi personaggio purtroppo ci limitiamo, a mio avviso, tanto anche. Perché anche quando scegliamo gli argomenti dobbiamo stare attenti a dire, ah, ma noi vorremmo fare quelli. Però qua occhio che si parla. Quindi già è limitante, capito? ma io l'avevo creato un No, personaggio, poi ho deciso cazzo! di non usarlo, non l'avrei comunque usato sul mio canale, volevo farlo con un altro canale. Classi ricorderà, io ho mandato una foto di me con quella Nudo, sì, roba me lo sulla ricordo. Sì, me testa lo e ricordo, sì, i nudo. baffoni, gli occhiali da sole, Sì. l'accento Era storto, lui nudo strano. col sombrero No, che copriva. Io ah, no, è vero, ero vestito, ho ero detto, ma l'intropico cavolo, ma. vestito. Com'è possibile? Jack così col sombrero e si Ma non copre. mando, guarda, posso dirti che sul web non girano mie foto di cose strane. Strano. Come strano? No, no, Ma quello che tengo mi le mie dicono privacy. che ti mandano foto mentre fanno le mappe di F, però Ma quello può essere che me le mandano, che me le no. mandano. Ma Siete un io ho detto, ma che strano. programmatore. Oh, guarda che tiro che ho fatto. Oh, No, un no. certo programmatore di Death Run, sì, me le manda. Maledetto. Quel maledetto E dice most important disgraziato. photo, mi dice. E nella foto c'è il link al suo Instagram. Il Gli manderei la foto del pene solo per most important. sì, mostri. Già che ha una base musicale dove crea un suo pezzo. Ho creato dei pezzi, però non li ho scritti, ce li ho nella mente, li ho creati, ne ho diversi. Ce n'era uno. Il problema è che ne ho creato anche delle cose che però non voglio, che rischio veramente di essere conosciuto con dei pezzi che però vabbè, alla fine rischi di Ma passare per un buffone, fanculo. perché io sono un musicista serio, però potrei fare musica comica, ma sono un musicista serio. Mi verrebbe più facile per me Un fare roba bel duetto comica. lui e Ricky di pienezza. Ricchi di chissà che cosa balliamo e cantiamo insieme. Mamma mia, ti Ricchi giuro di che se, pienezza. io vi compro l'album. Un Un porcelloso. porcelloso, che porcelloso che? Ah, Porca porcelloso merda. è il risultato, porcelloso è il risultato. Ora vado a questa cosa dei punti delle cose extra. Se è cosa extra mi arrabbio. Non è colpa mia. Ed è Harry Potter Legacy, ma io se c'è scritto extra mi arrabbierò non poco. No, io non sopporto Harry Potter, sto vedendo i film, non mi piacciono per niente. Ho fatto un'altra sfida, ma dov'è l'altra Io sfida? sono, per me mi piace quei tipi di giochi che hai le No. scelte, fare anche cattivi, io li adoro. C'è Fable, però non c'è bisogno di passare a Harry Potter, c'è Fable 2. Allora, andiamo a vedere. Sfide. Scusami, dov'è? Sì, l'ho vista, ma in realtà extra. No! C'è extra. Cosa Ma c'è? Te l'ho porco detto. cane, ma perché? Ma Ah, ma no, ma perché? quelle di Track Knockout mi fa Knockout, Knockout ma extra, quelli li in realtà. ignoriamo. È un po' come ignoriamo certa gente in chat. Come non lo Forza. sopporti? Ma Harry Potter per me è neutro, una saga neutra. Non Non è che è. non lo sopporto, Non. non... mi annoia. Scusa, Vianne, ho capito. Io ho distrutto. Personaggio, però il mondo è carino, il mondo è carino, comunque c'è una magia. La magia ce l'ha anche il mago Telma, cioè non è che. No, l'ho Vabbè, quello accusato, mica. Pensa un po' io che devo giocare sta roba, questa sfida. Pensa un po' io come l'accuserò stasera. Beh, Andre ti direbbe, nessuno ti dice che devi per forza farla, ma in realtà sì, perché Ma dobbiamo essere diversi. in realtà sì.
Dimmi, Andre, che non pensavi a quello. Dimmi che non pensavi a quello. Non hai pensato a sta cosa. Come Sicura, beh, ma ho l'hai capito. pensato? No, cazzo, Esatto. extra di È merda. già la seconda volta che io ando nello stesso pensiero allo stesso momento. Guarda, io... Ma io, vedi, io ho imparato a capire che non sono miei certi pensieri. Io ce li ho, ma so che tanto non sono miei. Perché io... È Ma una cosa che in guardi. psicologia si chiama previsione del futuro, ma non perché tu prevedi il futuro, perché tu prevedi, conoscendo il carattere di una persona, cosa pensa quell'altra persona e quindi ti sembra di aver previsto quello che avrebbe fatto, ma in realtà A me semplicemente è perché facile prevedere quando mi sto per arrabbiare, è prevedibile quello purtroppo. non è un futuro. Ah, ma stasera vai poi a festeggiare lo scudetto stasera. Oh, che palle sto scudetto, Ma la verità è contro il Bologna, la famosa partita di recupero, l'Inter va primo posto, Madonna. Io non ora c'è aspetto un nulla. commento di Ando, perché questa. Ma Andre è d'accordo anche lui, hai visto, ho chiesto anche ad Alex, è più esperto di me, Alex ha detto, ma certo che vince lo scudetto l'Inter, l'ha detto anche lui, Madonna santa. è un esperto Alex, Ma più di io me. vedo solo dei gufi che non vedo Ma l'ora che di. gufi, ma perché non è una gufata sta cosa? No, non ho più parole per questo comportamento stregoso, Ma punto. scusami, io avessi detto che vince il Milan, dovresti dirmi, ah, ma che rabbia, sei un No, disgraziato. ma No, ho detto che no, vince sarebbe la l'Inter. tua opinione. Io secondo me lo vince la terza squadra di Milano. Il Monza, no, non è No, Monza adesso. è Milan, cioè dopo Ma esiste l'Inter una e terza l'Inter squadra di Milano? Primavera. L'Inter È Primavera, ma seconda. dai, non hanno neanche l'Inter Under 23 quelli. Neanche Neanche Milan Milan. ce l'ha, non è che Vabbè, ho Milan. capito, non ce l'ha nessuno. Oh! Gol! Non è che il Milan ce l'ha, Meno che io sappia, non ce l'ha. Però se ne può anche essere il Foggia, io simpatizzo Foggia. Guarda A me sta simpatico il Foggia. in chat, Ah, Jo. credo il gu. È vera sta cosa. No, è vero, invece è anacresi, sì, cioè. È come quella pubblicità là bellissima che abbiamo Perché visto se l'altra sera. vince dice: "Ah, ma io l'avevo detto", e se perde dice: "Oh, Il tizio della ruota della sfortuna agli incroci stradali. Minchia, Quant'era allegro qua? Quanto inquietante questa cosa. è vero. Molto. Girava. All'inizio Molto, sembrava molto. tranquillo perché si mancavano per Esattamente, poco. capito? Tu sei furbo. No, E poi noi dovevo. abbiamo un nostro amico che praticamente clicca sulle figure, quei click, ve lo fa click, come quella pubblicità. Fa click. Ah, ok, E sì. cliccava su quella là, cliccava e diceva, non ha sentito dolore. Esatto. Purtroppo Non sto vedendo. non possiamo dirvi di cosa stiamo Ovvio parlando. che sono a posto, ovvio che sono a posto, Sì, ma perché infatti, se perché io se sbaglio, io vince sono contento. se vince dice: "Ah, ma io l'avevo detto". Se perde dice: Esatto, "Ah, ma io esatto, boh", capito? Così fa. esatto. Esatto, cammina. Lui Vabbè, è, capito? Lui fa queste cose è qua. un win-win, è un win-win. Perché se vince, sì, mi spiace, se vince sono contento, però sono contento che ho detto, io l'ho detto, però mi spiace, ovviamente, mi spiace se ho ragione, mi spiace. Ma secondo me con la banda di ciabattare, questo comportamento circense è dannoso rosso. In effetti un po' sì, dai, È un tipo quel Matteo di Firenze, quel naso po'. rosso, Quello cioè. lì è proprio è clown proprio della politica, clown proprio. Però non fa neanche ridere, il problema è quello, non fa No, ridere. non fa ridere, fa piangere. Ma... No, però c'è una certa sua collaboratrice, che il cognome è per B, che però io una un B come Bonazza? Quella è un'incarettata il io. detective. Sì, con tutta Non era un onestà, detective, Bonazza. se sinceramente Bonanno, un tête à Bonanno. tête ce lo farei volentieri con quella lì. Tete a tete si dice in Se, anche, francese. anche con una ex sindaca di Roma ci farei Quella un. proprio. Vabbè, quella lì È un proprio, hit. ragazzi, quella lì fidatevi, se ve lo È un dico hit io. come Chloe. Non è niente per nulla, quella lì dà soddisfazione, te lo dico io. Ma Si vede, fidati. Fidati. ti lega. No, ma ora non so se si può dire. No, non è qui. No, 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 una era non è quella, quella. credo, era proprio quella, come non era quella? La Come non era seconda, la quella? prima No, no. la prima no, ma la La seconda prima sì. non è sbagliata, ma la seconda sì.
Ma la prima non è quella. Quella piuttosto veramente mi faccio un tavolo. Apro un buco nel tavolo. Io pensavo che intendevi quella. C'è qualche suo fan in quel senso lì, ve lo assicuro. Tra i miei amici ci sono dei fan che... Vabbè, dai, Cla è fan dell'Angelina, quindi... No. Sai, però l'Angelina mi fa mi schifo. piace. Mi fa proprio schifo. 2,8. Dico certe robe in privato che se lo dico mi denuncia... Eh sì, direttamente l'Angelina proprio mi denuncia. Angelina. No, no, è un'altra con la B. Cioè che tanto l'ha capito perché lo sa. È un Bertone con la B, un Bertone. Angelina e Cuga. Vedi, vedi, ma sì, che sì, schifo. Ha il suo fascino. Ma che fascino, dico, piuttosto veramente mi faccio un gargarismo col plutonio, piuttosto. Dite quello che volete, scobè, Silvietto ci ha fatto un pensiero. Sì, vabbè, ma mica non va mica con quelle robe lì, cioè. Quando vanno al Bilderberg a fare certe cose. Sì, vabbè. Quello lì bisogna chiedere a Macron per quello, lui va con le sessantenni, cinquantenni, ottantenni. Ma si può dire questo, sì, si può dire. Ma cazzi suoi, però mi denuncia se mi vede, mi denuncia. Facciamo un casino diplomatico con la Vabbè, Francia. non hai detto una cosa falsa. Ma è vero, puoi... lui gli piace il vecchio, mica colpa mia. È lui che la mette in piazza invece che in un sarcofago, mica colpa mia. Vabbè, Clavo, è il tuo revival per impazzire, per ammandalirlo. No, Oh, ma è quello proprio, quell'essere proprio ancora quello. peggio. Sì, è quello che è. Quella roba lì proprio, non è... da 50... Vabbè, allora. Ma 50 ancora che c'è la Salerno, che porca miseria, quella ci vuole la bomba Sì, allora, all'ossigeno. anche Serena Grandi comunque. Ma quella là ormai non mi piace più. Ma Salerno è top, mamma mia. Non ce la mettessi veramente da ereditare. Quello sarebbe, quello è il mio sogno, trovarle, poi caso strano hanno un incidente e io eredito. Ma no, come se sono belle, scusami. Ma non è mica una cosa brutta, è un lavoro quello lì. Si chiama sono belle, cacciatore però. Di dote, è un lavoro, no? Esiste? Beh, legalmente no, però cioè esisteva. Come le Vabbè, vedo vai, venire in America. No? Anche io non posso dire chi, ma ce n'era una che ho pensato, cavolo, se questa divento pure principe. No, Serena Grandi no, infatti. No, non è. Non è. Oh, abbiamo perso, sicuramente. Ma va, questo. Abbiamo perso, che strano, eh? Palle. Oh. Fai il riccione. Poi la gente fa nagisto. Avrei voglia di scrivere una cosa bannabile in chat di Rock. Scrivi, ma scrivi, scrivi, no, dai, non scrivi, posso, non posso. Tanto vado a livello dopo. Livello 70. Boom, 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 70, boom, no, 81. Quindi siamo un po'. Ma eravamo quanto gente di livello oro, ma ti pare? Palli. Hai Jennifer Aniston? Perché buona, sei umile. Ragazzi. Io altre volte ho visto la foto della signorina B qua. No. No, non è quella. Ah, ho detto, oh mamma mia, questa ci vuole la bomba ossigeno. Poi ha fatto vedere la ex sindaca e ho detto, questa ragazzi. Oh no, Clapp, sono parati il canale per il nome del clan. No, come? La brutta parola è vietatissima. E cosa faccio? Esco? No, no, non possiamo uscire. Basta che non aprire mai L1. Ok, mi ok. No, capì, non è colpa mia. Beh, allora poi cancello la live. Cancella la live. No? Devo cancellare la live dopo. Minchia. Ma pensa a te, ma per porca puttana. Questi brutti scemi. Stupidi, io li segnalo. Te non farlo te. No, non posso io. No, sto segnalando te, scusa. Niente, c'è il nome del clan avversario, Ande, che non si è vietatissimo da Twitch, non si può dire neanche vederlo, non si può neanche quindi dopo mi tocca cancellare la live, mica che palle. Mica male le loro mamme quando sono nate, non potevano fare altra cosa, brutti scemi, ma magari all'estero vuol dire un'altra cosa, però. No, no, vuol proprio dire quello. Ande, il nome di questi qua. E non posso dire la parola, sennò veramente mi banno su serio. Ringraziamo che nella tag almeno non si capisce. Esatto, non possiamo proprio, non si può dire, è vietatissima questa parola. Non posso dirtela, poi se mai te la spiega
Jack in privato. No, non la posso spiegare. In privato. Ah, okay. No, perché ha chiesto come mai, non sa sta parola. È vietatissima. È una parola che significa i lecchini Significa è per capirci, significa i lecchini quelli che donano tanto quelle che donano tanti soldi a quelle che leccano i microfoni. Ma quello si può fare, nessuna si piattaforma può fare, però se li chiami in quel modo esatto, è bannabile, sì. Loro sono proprio chiamati così. Lo fanno apposta per far buttare fuori i canali delle piattaforme, mannaggia. No, qualcuno tiri, no. Vabbè, non è colpa tua, però sono dei stupidi. Scusa, ma alla fine gente che gioca proprio, poi li incontrerà, questi qua. Aspettare che li incontro. Porca. Comunque ho visto anche nomi simili, bannabilissimi a volte, capitano dei nomi. Vale, mi scazza, perché poi devo togliere le live, perché colpa di questi somari. Colpa di sti qua. O la ritagli nel punto preciso? No, non basta. Il dissociarsi non vale niente, è solo un meme. Non basta. Non esiste dissociarsi, non cioè, vale non per esiste. Regole, noi lo facciamo per goliardia, ma non esiste sta roba. Cioè, non esiste. Io mi dissocio. Tu puoi, ovviamente, farti video in evidenza e tagliare quel pezzo dove compare no, il nome. No, ma non ha senso. Peccato no, che anche dopo la senso. Partita si vede l'acla. Dopo la partita, non dico di staccare la live prima che inizia la partita, perché mi sembra assurdo staccare e riattaccare, però ah no, non è giusto, non è giusto, lo so, cose non è giusto, lo so, ma guarda che a volte anche noi rischiamo di essere bannati per una persona che ti entra in chat vocale, magari vuoi giocare con qualcuno ti dice una parola e poi pigliate una sospensione, so, è sul colpa canale. Nostra, hanno detto che è colpa di canale, anche di chi, cioè, è colpa di chi entra uno e ti dice una parola sì, brutta. È colpa tua, non è colpa tua, è incredibile sta qua, è una stronzata, però. E ti assicuro che a me è successo i primi tempi, io avrei rischiato, per fortuna non mi conosceva nessuno, non c'era nessuno, e quindi sì, vabbè, io sono mi sempre hanno noi, filato, però però dopo per sicurezza dopo. Mi è successo serata horror, che volevo condividere l'esperienza con altre persone, mi è entrato, mi ha detto due parole brutte, e l'ho buttato fuori da Discord, sto qua. No, È la vabbè, stessa io non è cosa, che... Andre, esatto, possono fargli bannare, però secondo me quelli che vanno in IRL, secondo me li menano, se qualcuno gli dice una parola bannabile, quelli li vanno a menare. Sì. Perché Sì, sono sì. Belli fisicati, quelli di IRL. Sì. Però mi toccherà dopo, soprattutto questi che stanno vincendo, quindi avessimo vinto noi, ma perdiamo pure, quindi mi toccherà. Non tutela lo stream, non è giusto. Con buon avvocato, sotto sì, vabbè, con buon avvocato devo spendere il 4 volte tanto. Non ha senso, siamo cosa, mica. Per una cosa che magari ti sospendono per un giorno o due, però è sempre brutto. Sì, se mi sospendo un giorno o due Perché uno e poi non non posso cosa ne apparire posso ovunque, non fare. posso apparire, non è quello. Ah, non No, può no. anche fare altri canali, vero? Cioè, Poi non posso, puoi ma neanche se andare arriva fuori. uno, posso, ma se posso, se mi beccano, va bene. Come lavoro, sì. Come lavoro, cioè, con l'avvocato ti tutela, cioè, però non ha senso. Cioè... Ma io penso che i partner forse hanno anche Ah, però un'autorizzazione su aspetta, questo no, campo. posso, cosa posso, per non farlo vedere, posso andare sul party, posso togliere un attimo il gioco, così non si vede, Bravo, la live non viene bravo, tolta, mi è venuto ora in bravo, mente, bravo. Una soluzione. tanto, non è il massimo, però comunque dopo lo devo togliere lo stesso, perché comunque è apparsa comunque. Beh, quello sì, ma poi solo basta fare un video in evidenza, Ma lo no, tagli non quel ci pezzo. voglio tagliare, vabbè, non c'ho un testo. Io Tanto lo ma taglio sempre i miei video, va bene. Va bene, non è che tanto lo coso su, però sempre meglio comunque se levarlo. uno è streamer, comunque un altro, cioè uno è partner, un altro tipo di tutela, è più Col protetto, ma partner noi ha più tutela, ha proprio non detto. siamo nel gruppo di quelli Hai il che sono più collegamento amici. diretto con i mod, quindi puoi spiegare la situazione. E beh, È diverso, il padre ha un altro tipo di ma se con cosa. algoritmo la gente segnala al minuto c'è cioè quella parola lì, al minuto c'è cioè quella parola lì No, e va bene. ma arriva l'umano, diciamo, arriva l'umano. Ah, segnalare arriva l'umano comunque. Tu Segnalare arriva l'umano. segnalasti qui, va, il nome del clan. Ho già segnalato, Ah, già. ok. Che cavolo. Che poi ero in privato che c'era uno col nome bannabile del clan, mi sono messo a ridere, ma questi qua. No, qui c'è proprio gente che vuole rompere le scatole a chi stream. Esatto. Sì. Ma però adesso li frego, perché adesso...
tanto è praticamente è oh, ho fatto tuo gol, eh? No, hai fatto gol giusto. Ah, ok. No, avevo paura perché ho visto Conica, ha scritto oh mio dio, mi dispiace, ha scritto che stupidi, beh. Che parata, ci dico. Che brutta gente, non ne sopporto più sti qua. Adesso 11. Sì, Andre. Purtroppo è uscito anche questo. Purtroppo. Perché sinceramente per farsi bannare per dei scemi non è. Ti girano, eh. Ma sì, segnala come. Io non posso, sennò così. Io ho segnalato. Parata, ok. L'hai tolta? Adesso io ho messo la schermata blu, ho messo su party. Quando sono usciti me lo dice il ritorno. Scusate, eh. Ok. Maledetti. Ok, vai a giocare di nuovo. Mica ora li ribecchiamo. No, non li ribecchiamo. Segnala. No, non è. No, è gente. Wow. No, non lo sai io che. È gente casuale che se ne va in giro con quel clan sapendo che molti streamano. Vito? Sì. È il ragionamento loro quello. Come l'altra parola brutta che c'era scritto. Loro usano magari i numeri al posto di certe lettere. Così che però la parola si legge. Sinceramente la parola si legge. Che frustra. Questo è anche lo stream. Sono solo troll, non è frustrato, sono troll. Si divertono, dico, tanto lo facciamo bannare uno. Più di uno, chissà quanti più ne più di uno, bannare. Chissà quanti ne ha fatti bannare. Poveracci, che banda, oh. Metti uno che magari gioca Rocket come primo gioco, che c'ha tanta gente, c'ha 25 persone, 30 persone. Fa bannare. Esatto, lì qualcuno magari ce l'ha con loro, segnala e puff. Quello dà fastidio però. Sì. Comunque buono, ci siamo dissociati in tutte le maniere, abbiamo anche evitato. Io non c'entro niente, io ho anche evitato, non c'entro nulla, quindi nel caso insomma... mi banne farò ovviamente farò ricorso perché non c'entro un cavolo. Per colpa di questi somari non voglio casini. E purtroppo vuol dire che non ha soddisfazioni personali, gli sfogati per cattivi. Molti troll invece che hanno una vita fin troppo soddisfacente, almeno dal loro punto di. Cioè. Hanno. Però sì, comunque gente che non c'ha un tubo da fare, quello. Ma guarda che veramente molti troll invece hanno una vita soddisfacente, non hanno i soldi, hanno il divertimento. Sì, si divertono. Esatto, perché c'hanno tutto, non hanno bisogno, non hanno altre preoccupazioni. Molti loro non sono gente che non ha nulla, è gente che ha tutto. E anche esatto. Troppo forse. Cos'è? Troppo, neanche, forse. Il troppo fa male. Noi non sappiamo cos'è il troppo, ma loro lo sanno. Credimi che gente troll che conosco io, ma li sono di belle famiglie, eh. Ma chi l'ha detto che hanno... no, su web... No, conosciamo. Ne conosciamo chi fa il troll. Poi certo, c'erano anche dei troll che non hanno nulla. No, tra i troll c'è anche gente... Però non so se... Boh, sì, può essere. Magari se fosse dei bambinetti, eh. La gente che non sa neanche cosa vuol dire. No, tutti i troll, alcuni. No, alcuni. I soldi ce li avevano buoni, però... Gente che si annoia, a me è uno che lo conosco, ma io ma lo faccio, io faccio il troll perché mi annoio, mi piace creare casini, mi diverto a vedere la gente che litiga, si diverte, ride così. Da quello. Mi piace causare contrasti. Sono quelle persone che purtroppo parassitano un casino, poi i soldi ce li ha, è felice, tutto, però si diverte così. Mi dà felicità a vedere la divisione, la gente che litiga, perché la sua vita... Basta aprire il Parlamento, non c'è mica bisogno. 0,0 no, ma che cosa? Ma dai, ma di più. Ma poi anche gente, quelli là, tipo di quel team là di Genova, di quelle persone che Misiga che vivono nella Genova bene, sì. Infatti, sono rompi scatole per non dire altro. Pesantissimi. I soldi non vuol dire, no, ma infatti non vuol dire soddisfazioni, però sono persone comunque. Uno che lo conosco bene, quello è tranquillo, si diverte nella vita, però gli piace fare il troll. E ama far cose, rovinare, cioè far piangere gli altri, o farli star male, si diverte. Non ha tempo da fare, vero, anche quello. Proprio che lui vuole vedere l'umanità distrutta, le solite cose. La solita roba, vabbè. Chi deve lavorare non ha tempo, esatto, chi deve lavorare non ha tempo. Ma molti sono figli di papà, gente che c'ha i soldi. No, lui lavora, però quando va a casa poi... Ah, bello.
Ma c'è una mazza da fare, o magari se uno si fa 10 ore al giorno, 8 ore al giorno, cioè vuoi proprio rompere. Tanto lo fa anche mentre lavora, lui fa le camminate, perché vive in un ambiente che gira molto, cammina molto, e allora boh, certo, gli danno un sacco di soldi. Ma la metti a rompere le balle alla gente. C'è anche questo, ci vuoi fare. C'è anche questo. Sentite che si diverte nel fare del male agli altri, sono persone tendenzialmente, non posso dirlo, un disturbo della personalità con la S, sa, sì, si divertono a sottomettere gli altri. Discutere e portare proprio avanti le proprie idee. Vabbè, quello è sicuro. Non ha nulla di portare avanti le sue idee, lui non ha idee. Il problema è quello, non capisco, che non ha idee. È una persona che non ha idee. Non gliene frega nulla, lui non ha idee. Le sue idee sono, ma vediamo un po', ma chi se ne frega, classico qualunquista, ma non ha idee. Altri invece sì, questo qua, l'altro che conosco io, sì, difende delle idee, ma lo fa canendosi in maniera... Tipo un giorno ha deciso che chi fa lo streamer vanno puniti. Vabbè, bello, bravo, bravo genio. Vero? Si è iniziato a prendersela con gli streamer. Sì, pensa che è scemo. Conosceva uno che gli dà sui nervi e se l'è presa con tutti. L'ho fatto io in maniera diversa, ma non vedo soddisfazione. Ma neanche io, infatti. E invece purtroppo ci sono persone che invece trovano un grande piacere da questo. Leggiti anche biografie di personaggi brutti della storia. Provano un grande piacere, tipo Vlad III, Vlad di Vallachia, quello era felicissimo lui della sofferenza degli altri, stava addirittura, dormiva... Esultanza, esatto. Esultanza? Ah sì, è vero, si mangia il... Lo so, però l'importante è che vinciamo, quindi. Via. Demolizione, quindi ho fatto anche, mi sa, ancora della demolizione. Non so, sì. Andre, ci vuoi è che fare, veramente eh? Vlad III si lo godeva proprio, stare là, quelli lì, poveracci, erano in posizioni molto scomode, urlavano, lui, ah, che bello, ci dormiva. Poi ci mangiava davanti, penso. Sì, certo, aveva anche il banchetto, c'era il banchetto nella stessa sala con quello. Sì. E se l'ospite non gradiva, gli dava fastidio, anche l'ospite finiva là. Quindi non so se conveniva. Non sono leggende, è una cosa vera. No, eh? No, sono, sì. Testimonianze. Poi ti credi che lo chiamano il Dracula, anche l'invidia, no? L'invidia dipende. È un sentimento molto diffuso, dipende, vuol dire, se serve per stimolarti che... a fare meglio, boh, vabbè, se ma devi invidiare tanto per invidiare, no, non ma, l'invidia non stimola, l'invidia è una cosa patetica, però sinceramente non... si prova facilmente quella, perché se tu dici questo qui c'ha tanto no, se, di se meno, tu dici questo qua fa fastidio, meglio di eh. me, quindi ora devo migliorare, non so, forse quella, non so. Ma veramente qualcuno la vede in quella maniera? Io. Vuol dire che quello fa davvero meglio perché è migliore? Non... Beh, con certe cose, ma io è successo un po' di volte, dice questa cosa, dice, ah, ma aspetta, devo infatti fare non anch'io. È invidia quella, quello che dice Clark non è invidia, è quello che dico anch'io. Stimolare, ah, vabbè, allora no, allora come dite voi no, allora ok, sono contrario anch'io. Invece come la dico io non so se è invidia, boh. Quella che dici te non è invidia, esatto, lo dico sempre Clark, tu non sei una persona invidiosa. Invidiosi sono quelli che no, non lo so, io quello che dico io è diverso, cioè nel senso vedo uno che uno fa io sono e voglio fare me meglio, sono una persona più di me, io voglio quello che ha lui e voglio che lui non abbia quello che io non voglio, e lui abbia no, quello allora che io. Penso che sia proprio diverso quello è che dico diverso, io. Diverso, io ho detto un'altra cosa, ho detto un'altra roba, ho completamente detto. Diversa, sì, confermo. Ma la demolizione non l'ho sbloccata. Ma scusa, non c'era la demolizione? Vabbè. Sì, è già fatta. Ma claro, quante macchine avrei fatto saltare? Figura. Mi sembrava la prima questa. La prima? Ma no. Come no? Ma dai, possibile. Vabbè. Ma guarda che è talmente facile demolire. Non si accorge neanche di farlo. Io quando l'ho sbloccata neanche mi ero accorto di aver demolito una macchina. Talmente abituato. Aspetta che intanto, fra l'altro, sto giocando con un gatto sulle braccia. Neanche sulle gambe, sulle braccia. Se neanche sul braccio il gatto. Ed è quel gatto grosso, il Blitz. No, sempre poretto, lui. Poretto. Se io gli tocco la pancia, così si arrabbia, mi morsica, così io non solo non riesco a giocare, ma ho anche male. Perché, bene. Perché ti morsica? Mi morsica perché non vuole che gli tocchi la pancia. Beh, se ci toccavi altro, penso che si infastidiva anche peggio. Penso. No, non l'ho mai provato, non mi fa schifo. Oh, ognuno.
Com'è terminata la partita? Guarda, te l'ho detto che l'ho fatta la demolizione. Adesso l'ho fatta. Te l'ho Anch'io detto sono. io. Ma Te come l'avevo sono fatto detto anch'io io. adesso? Ma l'avevo fatta prima, boh. Siamo crashati. No, no, lo, non, boh, non so cosa succede. Che brutta. No, penso che gli altri sono crashati. Ancora 5 partite, facciamo online. 700. 700 punti con l'extra. Ma. Aspetta che ho una sfida, ma di che cosa? Oh, Che ho demolito la macchina, te l'avevo ma detto lo cavo dash pure. Questa non la metto. io. Te. Quella è di Totale di 3000 punti, io ne ho fatti 2003. 740 su 2000 e bella. 5 partite. 5 partite. Siu. Siu. Bu. Q. No, Q no, non credo. Cucù. Bu. GGGGG per coin. Dillo anche te, GG GGGG. per coin, sì. Ah, no, tante volte G, tante Sì, poi G. divento scemo. No. È così che si diverte. GG. No, io quello no, non ce l'ho Ah, quello là, fai con. l'urlo che fa Goku quando porta Shellder e Kaio. Dicendo, Goku, che stai Io, facendo? guarda che io lo farei veramente, ma già oggi ho rischiato di farsi bannare, ancora non è No, finito. e non per colpa tua, Non e per non per colpa colpa mia, tua. questa volta sarebbe anche colpa mia, quindi avrei anche l'aggravante. Beh, lì non puoi fare ricorso. Ma io volevo Ma soltanto ricorso, capito? piantare Ricorso è. Dico, ma sei tu che l'hai fatto. Il l'urlo. ricorso. Sai, quando il cuor comanda. Il cuor comanda, quindi. Quindi, GG quindi. GGGG, esatto. No, no, no. Già, penso che già rischiamo. Già rischiato. Domanda per coin, ma che tu sappia, quella parola c'è nelle preghiere, quella frase lì c'è nelle preghiere, viene Sì, che detta. non ripetiamo chiaramente. No, non la ripetiamo, non l'abbiamo proprio neanche mai detta, quello, non la diciamo proprio, non è che la ripetiamo, non la diciamo proprio. Esatto, lo diciamo. E io la direi anche, E in io anche, privato. non ci, figurati, ma proprio a me lo dici, non fregherebbe niente. Porterebbe nulla a me. Però mi dicono che non si può fare, quindi. Non so, non si può neanche fare una battuta esplosiva ogni tanto, mannaggia. No, pensa un po'. Cavolo. Niente roba esplosiva, incredibile. Manco le battute. Manco le battute posso più fare, bravo, proprio detto bene. Una volta io da ragazzo facevo certe battute e sentivo certe battute Oh, che avevo grande fatto. Kong che mi dà gli assist, bravo, grande, grande. Ottimo. Quando uno mi fa gli assist è sempre buono, visto che ne devo fare tipo metà. Quella barzelletta di un tizio che faceva nuoto con un altro e vinceva in un certo modo. Non si può dire. Eh Non no. si può dire. Eh no, purtroppo non si può dire. Purtroppo non si può dire. No! Cos'è? Ah, anche loro. Cosa? Gates, cosa fai? Niente, c'ho il gatto che non so cosa sta facendo. Sta Salto girando. d'inverno. Sono andato in inverno, Winter Soldier? Ah sì, il gatto c'ho Winter Soldier come gatto, non pensavo. Ovviamente è più utile del personaggio. Oh, che gol! Ma hai fatto la porta sbagliata, No, incredibile. ma chi? Io? Io. Varani, mi sa che hai sbagliato. Vediamo. Oh, mamma mia, che gol pazzesco. Ma hai sbagliato porta, però. No, sapevo che in realtà volevo buttarla fuori, nulla. Sapevo che era la nostra porta. Figurati, non ho neanche esultato. No, ma non sbaglio più porta io. Ubrecco, fatto il tuo All'inizio gol. di quando abbiamo giocato Ma all'inizio, prime volte, gol! Ma è dall'altra parte. perché non sapevo che con L1 potevo vedere qual era la mia squadra? Non lo sapevo neanche io. Oh, ho fatto un altro boom. Azza, stiamo continuando a fare kaboom. Wow. Boom boom, Kabul avevo capito. No, Ogni quello. posto Credo, con lì fanno un anche boom. boom. Anche, no? A Kabul. No? Oh, dai. Comunque un posto bello dove puoi dire tutto quello che pensi, c'è Sì, spazio sì, per sì. tutti, Sì, è proprio rispetto. democratico. Sì. Sono d'accordo anch'io, guarda.
Purtroppo di nuovo un Prime per ora. Ah, beh, capita. Capita. Io ne ho uno solo e basta. Io non so neanche come si fa a farne di più. Boh, penso che ti crei un altro account direttamente. Boh. Oh, non ho due account di Amazon. Anche... No, però, diciamo, la mia famiglia. Uno. Un account unico. La tua famiglia. Ma del mio. Ma va, sì, sì, anch'io ne ho uno solo. No, ma la... Ok, dato. Vale? Assist. Ta-ta-da! Guarda, non l'ho toccata e mi ha dato l'assist. Grande. Bella sta cosa, eh? Eh sì, eh. Oh, grazie della... della Sabina, una volta per una, grande, 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 grande. Una volta per una, ma fai bene, beh, oh, giustamente. Fa bene, fa bene. Ah, ma io mica ho detto niente, ho detto grazie mille. Infatti, dico tutto così, giustissimo. Grazie, grazie, lo sai che è sempre apprezzata la cosa. Ah. Ottimo, grazie mille, Sussiera, anche se lo so che odio questo gioco, quindi so che sei costretto a vedere sto gioco. Ciao, Carlo. Ciao ciao Ele, sempre Ele, guarda che è sempre no, vabbè, non so se era, forse avevo detto no, credo di no, sempre Anne che rinnova questo. In che senso rinnova questo? Cosa vuol dire che rinnova questo? Il signor Carlo? Ma sì che può, ma sì che puoi rinnovare, Anne, come non puoi rinnovare gli abbonamenti, come no? Sì che si può. Ma sì, come non può rinnovare l'abbonamento? Va bene a tutti, siamo contenti. Poi alla volta si cresce. Ma scusa, ma perché non puoi rinnovare l'abbonamento, scusa? Sperando che rinnova, sì. Se è automatico, no? Rinnovo, cioè l'hai fatto no. Su Amazon. No. Prime no. No Prime, no Prime, tipo che il pagamento ce l'ha una volta al mese, una volta all'anno, in quel senso. Ah, io ce l'ho una volta al mese, per esempio, così mi devo 4 euro e boom. Io una volta all'anno. Sono un test. Però può darsi che poi farò una all'anno anch'io, ora vediamo. Per 36 euro all'anno. La Prime è scaduta, non so se se lo rinnova, scade tra poco, non me lo fa rinnovare Amazon. Uè. No. Te lo fa rinnovare, ma che strano sta roba. Ma te che... ho sentito altri che hanno problemi con sti cavolo, sì, ultimamente. Coso, vabbè. Sì, infatti strana sta cosa. Che cavolo? Cosa sta succedendo? Ha contattato l'assistenza. Se hai problemi chiama l'assistenza, che sono gentilissimi lì, te lo garantisco. Ci hanno battuto in due, ci hanno battuto. Ho visto, peccato. Però ho giocato con loro. Per dire. 800 punti, neanche a 1000, minchia. Andiamo. Io sono a 1200. Mamma, neanche a 1000 sono arrivato. Ah no, 790, tanto che cavolo, mi ha andato. Non mi era mai successo, ma perché non è il mio abbonamento? Ah! Ah, ok, non lo so sta cosa. Non lo so sta cosa, è un po' un casino. E forse come sta scadendo. Ah, può essere. Strano, finché ce l'hai attivo. Non è che magari l'ha usato su un altro canale, a me è successo. Appunto. Che... Ma è successo che Jacopo diceva non capisco perché non riesco a rinnovarlo, però ho scoperto che sua sorella l'aveva usato sull'altro account. Esatto, quello può essere quello, magari per sbaglio, sai. È attivo perché non è ancora scaduto. Boh, fino all'ultimo giorno so che te lo fa usare. Una volta prima di rinnovarlo, ho fatto l'abbonamento prima di rinnovarlo. Porco cane. Sono un po' complicate queste cose. Sì. Sì. Bisogna sempre ricordarsi di attaccarlo al profilo, prima di tutto, al proprio profilo. Sì, cioè, sì, a due, sì, lo collego, lo metti insieme. Poi dovrò fare un'altra persona, mi ha detto che prima o poi se lo fa.
di fargli il collegamento, così mi fa le sub anche lui. Buono. Grande, grande, mi fa gli assist. Associato a me Twitch, no, può averlo fatto lui. Posso unirmi? Salve. Possiamo fare a 4, così mogliamo gli extra, cosa dite? No, bello, c'è la tua live. No, più che altro Pensavo perché volessi siamo in arrivare 3 prima. in realtà, siamo già in 3, quello è il problema. Però magari una partitella in 4 poi si può fare. Questi extra mi stanno rompendo, quindi sono abbastanza forte abbastanza. Ah, noi siamo scarsi, quindi già non è buona. Noi siamo scarsi, no? Principianti, non proprio principianti, No, principianti. scarsi no, siamo di sotto Quindi livelletto sopra, diciamo. oltre l'argento non andiamo. Più Però che altro a che volte qualche ora abbiamo raggiunto anche qualche noi, ora però. l'abbiamo fatto anche noi. Più che altro Ma io vedo adesso gente con ping 0, è normale? facciamo Sì. caos, ma è 4-4. Perché ora siamo 3, siamo a completo purtroppo. Purtroppo. Ma Ah, le quante. ricompense stagionali, anche noi quelle Sì, anche dell'Azio. noi stiamo facendo. Stiamo Oggi facendo anche quelle noi. sono quelle settimanali, infatti. Queste settimanali e quelle di area 1 l'ho finita l'altro ieri. Devo fare gli assist, che è un casino, è veramente un casino, perché io non sono buono con gli assist. E l'altra è quella di giocare le competitive, ma quelle sono lunghe. Però le altre le ho fatte. Caos è 4 contro 4. Ma si può fare anche 4 contro 4. Può fare, sì. Sì, direi di sì. Sei dalla PS4 oppure sei da Epic? Perché da Epic Sono uguale comunque. devo fare. Ah, sì, se tanto sei tu che aggiungi sempre. No, che lei ha imparato l'ultima volta a te aggiungere amici Epic. Sì, ma io non Che posso cosa? aprire il coso, che sono dei messaggi. Non Ma dove. perché zero di Parole. ping? Non è possibile, anche io ho zero di ping. Che è sta storia? Ah, è Secondo impazzito me posso fare praticamente. uscire se volete. Posso pure uscire se volete fare. No, ma non è quello, deve No. essere. Ma va, no, ma quelle, guarda, siamo lentissimi, siamo appena 27. Direi che per stasera extra ne ho già fin sopra i capelli. No, ma va bene come distrazione, così fare anche 4 contro No, sì, un paio 4 contro 4 le possiamo anche fare. C'è nessun problema. Figurati, non c'è nessun problema. Poi quando ritorniamo a essere 3, va bene, quello. Va bene. Sì, allora dai, va bene. Finiamo questa qua. Tanto extra mi sto rompendo veramente con sto extra. Porca miseria. E tutta la mia facciamo parte. 4-4, va bene. Ah! Ne Sto anche puoi giocando fare male. un'altra? Facciamo 4-4, Ah. poi. Intanto. Cosa dici? Hai bisogno di farti l'extra anche tu? No, Ma là io lo faccio con te, non è un problema, cosa prima o stavo poi. chiedendo? No, possiamo fare 4-4. E via. Facciamo 4-4 e poi 3 riprendiamo extra. Sì, va Già poi bene. fra poco deve attaccare, c'è Ah, già è vero, deve quello. attaccare tra poco. Ma tu stacchi per quell'ora, vero? Sì. Facciamo così, guarda, facciamo. Un'altra. Un'altra extra ce la facciamo con coin. Poi dopo facciamo. Ti aggiungiamo e vieni con noi a giocare, va bene? Non venire a far subito 4 contro 4, O mi sa. 4 contro 4, per me è coin, Sì. è lo stesso, come vuol coin. Facciamo anche 4 contro 4, va. Tanto mi ha fatto fare un assist, grazie. Va bene, facciamo così. Facciamo 4-4, dai, dopo. Una 4-4, poi il resto riprendiamo a fare le extra. Tanto se devi fare anche tu quelle magari è uguale. Allora facciamo 4-4 dopo. Va bene, approvato. D'accordo. No! Minchia che palle. Oh, ma stiamo venendo in 2 e 3 contro 2. Pazzesco, Che anche tu. schifo. Vabbè. Adesso Ragazzi, devono vi devo andare andare. Sentiamo. Ciao Matteo anche. Andre. Domani facciamo Ah. Ken. Domani facciamo Ken Guerriero. Grazie, Domani Andre. retro gaming entrambi. Domani retro Domani gaming retro entrambi. game. Grazie per essere passato. Grazie per la Sabina, Andre. Grazie per la Subina. ID? Ma Sì. Epic o PlayStation? Epic o Bene, PlayStation? dove giochi? Grazie Andrea ancora, grazie della sub. Se Epic ti dice. Devi dargli il tuo. Non Io? posso più. Qual è il mio? Boh, aspetta, adesso Epic è un casino, non mi ricordo. Dai tu il tuo, così la ti aggiunge. Esatto, dammi il tuo, così ti aggiungo io. Perché non mi ricordo il mio, non lo uso mai Epic, sono da PS4 per quello. E dammi il tuo, scrivilo, poi ti aggiungo. Non è che avevo imparato, che non c'avevo voglia, per quello ti facevo fare anche a te.
Devo assentarmi proprio un minuto soltanto per questa No. partita. Un Ok, minuto. aspetta, ora Non ci sono. me lo segno, aspetta. Adesso no. Uff, sprecato l'avvento. Sono con due. Col secondo account. Ah, ok, secondo account. Sì, Va bene. uguale. Scritto Dark Angel 3 con l'underscore alla fine. Ah, ok, l'underscore. Ci sono. Ok, va bene. L'ho mancata. Oh, sta partita è veramente scandalosa. Madonna che Cessica. Ah, se vuoi possiamo anche lasciarla. Ah, cosa 30 punti. facciamo qua? Vabbè, più punti facciamo, però mica. Lo vuoi fare? Basta, abbandoniamo. Madonna. No, chi è che. Come sa? Chi è che. Ah, bravo qua. Andiamo ad aggiungere. Ok, Basta, io questo arrivo. extra Andiamo per oggi, subito. ragazzi. Sto Poi stufo, aggiungi, io te. arrivo subito, eh. Ah, io Ok. aggiungo, poi aspettiamo te, certo. Allora. Torno subito. 1040, vabbè, poi riprenderò domani, Un che ex questo accendi di camera. cavolo di extra non ce n'ho teste di extra. Allora, una 4 contro 4, poi facciamo 3, facciamo 3. Allora, aggiungiamo. Oh, grazie Dalkor! Come stai? Come va? Come va? Grazie. Allora, aggiungiamo un attimino. Come si fa? Aspetta più. Aggiungi amico Epic. Okay. Come stai, Dalkor? Facciamo un bello shoutoutino, aspetta. Ok, aspetta, come si fa? Dal cielo è un casino. Grazie, Dalkor. Come stai? Dalkor. Ok. Dovrebbe essere giusto. Grazie. Oh, ha portato Zelda. Allora, inserisci amico. Ok, adesso andiamo. Ok, tutto maiuscolo. No, ok. Ok. Ok, maiuscolo. Poi l'underscore che non so quale cacchio. Dov'è più l'underscore? Sarà L2. Ok, underscore. Ok, Angel. Un attimo, adesso vi leggo. Sto un attimo mettendo il 3. Mettiamo il 3 e l'underscore di nuovo. Ok. Tanto grazie del followino, eh. Allora, ma ho mandato una richiesta, eh. Una bella richiesta. Ok, in gioco, quindi eccoti qua. Invito nel gruppo, aspettiamo che arrivi Jack e poi partiamo col 4 contro 4. Grazie del fluino. Tanto grazie, gracias, grazie, muchas gracias, come si dice in Spagna. Allora, stiamo aspettando che torni. Intanto vado a vedere che mi sta. Non ho capito cosa ho fatto. Oh, 3 livelli di XP, vediamo cosa ho vinto. Che brutto, inno del giocatore. Brutto, brutto. Poi vinci 10 partite e abbiamo vinto 3. Cioè 3 partite abbiamo vinto, ragazzi. Allora. E mi mancano. Oh, ad analizzare mi mancano 41 su 75 assist. Mamma mia. 33 su 50. Devo fare ancora meno di 20. Eccolo Alexa, spegni la luce. qua che ritorno. Vai. Eccolo qua che ritorno. Eccomi. Ecco qua. C'è dal corona. Ciao, È Dalkor. arrivato. Troppi giocatori nel gruppo, cioè. Sì, Perché? siamo in quattro. Ma io voglio In fare il quattro. 4 contro 4, giusto? Vai, vai. Eccolo qua. Ah, grande dal Ah. corona. Eh Ha portato Zelda, tra l'altro. Ah, Breath of the sì, Wild. Breath of the Wild, bello. Io e Zelda, Giocone. purtroppo, non avendo console Nintendo, me lo sono perso. Zelda, me lo sono perso tutto praticamente. Sì. Bellissima, guarda la serie, fra le più belle in assoluto. Ci faremo sicuramente uno, parliamo di videogiochi, sicuro. Con Sicuro. l'ospite giusto. L'ospite giusto. Cioè, proprio No, quelli infatti di. qua uno che si è fatto tutti Zelda. Quella della Nintendo. Oh, che mi ha dato un colpo. Me l'ha messo lì così. Chiamiamo Elvira, chiamiamo Elvira per Oh, fare di Zelda. magari. Vai, cavolo.
Pensa a Robin Williams che ha chiamato la figlia Zelda in onore della principessa di Zelda. Zelda, principessa di Zelda. Ah, ok, E buono. hanno anche fatto poi insieme lo spot della Nintendo. No, ma stavo andando io a prendere il pallone, che palle. Tranquilli, ci facciamo. Possiamo farcela. No, io vorrei fare almeno punti per darmi dei punti, se no è inutile che gioco. Voglio i punti, non voglio Non rimanere 0 è punti quella, o... no, qui non è una sfida extra, perciò non ti contano questo. Contano per l'altra di 3000. Sì, appunto. Appunto, io vorrei soltanto togliermi quella. Quella dei 3000 erano 2000 e qualcosa. 2003 ero, quindi... Comunque, almeno non abbiamo visto il gol guizzante, va almeno. È andata bene su quella, è Per andata molto ora, bene. però è andata bene. Per adesso, settimana prossima, vediamo. Blitz, dov'è che ho Però già poi la visto quel mettono per nickname? forza. Dove? Quale? Ma no, quello no. Mi ero fissato un colà, diceva vamos, vamos. Ma non No, è lui. lui era 77, finiva con 77 quello lì. Era Non è lui. Blade qualcosa 77. Blade Quello del Vamos, abbiamo beccato due volte Vamos, mannaggia. Bellissimo gol. Runner. Bello. Bellissimo gol. Bello, bello. Poi tocca a te che la fa lungo così. Sì, mai quindi, nell'anno del Aspetta, mai. se devo scappare, Dopo, dice qua, vai sì, tranquilla, lo so, è aspetta, tardissimo, è tardissimo. ti volevo dire, chi è che mi avvisa quando sei in live, come al solito? Io se vuoi lo Jack, prendo. ok, ma... Tanto tengo aperta la pagina di coin e vedo l'apro questo Ok, pop-up. grazie. Grazie dell'assist, beh, che io che li devo fare, thank you. Tutti dobbiamo fare gli assi, mi sa. Dici? What the fuck? Opla. Oh, ma cosa fa? Ho una gatta qua, scusami. Ah, poi mi aggiorna Jack su Daylive, Sì. eh. Quindi stai tranquillo, non c'è bisogno che scrivi. No, Beh, poi se vuoi scrivere, per carità, va vabbè, se vuoi bene. avvisare, ok, però si dice... Parata, ok, finalmente. Qualcosa ho fatto anch'io. Mi ha scritto che è parata, ma ha scritto l'avversario, si scrive Beh dai, è dietro. corretto, dai. Gente sportiva, mi piace. Sportiva. È bello quando c'è gente sportiva, eh. Cioè, non si può dire che li vediamo tutti i giorni, gente sportiva, eh. Tipo quelli là col clan di prima, per dire. Mamma mia, quello per colpa di tutto era live. Vabbè, direi, non è che ho successo niente di che, però. Beh, è stata una live in casa. Beh, io non è esempio quelli che sono Oh. vero, non è che penso di metterle. Però, andate di là, amici. Gol di coin, ma accidenti. Beh, ma coin è coin, è leggenda. Olè! Beh. Il blocco lì è leggenda, leggenda in tutti i sensi. Tanto poi rimaniamo in tre. Diamo il tempo La mano a... in bocca mi sono bruciato la bocca con la pasta bollente, mi sono bruciato. Mamma mia. Beh, diamo il tempo a come poi di prepararsi la live, quindi sicuramente 10 minuti. Probabile. Quindi altre due partite ce le riusciamo a fare. Quindi torniamo in extra, così ce Una. leviamo una? Dici? È 1-2. In extra io ci... O ci andiamo dopo in privato, in extra, così No, perché possiamo... lui ha detto che è di livello più alto, preferisce. No, io dicevo, ho chiesto dopo, facciamo extra, così ci leviamo il dente. Vediamo. In privato, Sentiamo dico, anche. ma in privato, dico, Ah, in non... No, privato? Sì, in privato. Ma parlando in stavo privato, dicendo in certo che. privato. Ma in privato ci leviamo il dente per Sarà davvero. meglio perché ho paura che se qua non finiamo più così abbiamo il tempo per altre robe. A me vanno bene. Dice. Ah, va bene anche per lui Ah, fare extra. vabbè. Così ce le togliamo. Intanto basta solo. 2000 punti. Basta. Basta, Sì, come se fossero esatto. pochi. No, basta perché c'è la sfida di vincere. No, vincere, giocare 15 partite. Quindi anche quelle possiamo farne un po'. Sono con il secondo account. No! Ah, ok, benissimo, benissimo. Vai. Ah, ho due account. Ah, vabbè. Oh, grazie Coin che mi ha fatto fare l'assist, che bello. Ciao Alex! Ciao Alex, bentornato. Bentornato. Con piacere.
Sì, eh. Allora. No, no, facciamo, ci leviamo sti cavo di extra dei piedi. Là è buzzurrante, vero, vero. Esatto. Sbuzzurellona. Buzzurellona. Buzzurrante, come dice lui. Troppe Buzzurante, sì, anche buzzurante, sì. zeta, bisogna stare attento. No, sto scherzando. Oh, sì, vabbè, metto 800 Z Ah, adesso. la fobia. Ma Oddio, che... c'è la zia, Ma parola. tanto... Cavolo, in italiano c'è la parola zio, è ovunque praticamente. Zorro, Zorro. È vero, Zorro, zebra, zaino, zombie, zombie. Zombie però se lo togli un casino, eh. Ombi rimane. zambardella. Zara, Zara, anche Zara è giusto, però con la... Zancudo, non so cos'è. È Zancudo. un cacciatore Zancudo, sì. Ah, Zuccolini allora, quello del E Verona. Zambardello, cacciatore. Zambrotta. Zambrotta. Brotta. Com'è che si chiama Ambrotta adesso? Zubizarreta, Zubizarreta. Zubizarreta, sì, mica è Zubizarreta. proprio nonno Zubizarreta. È la La fortezza di fortezza. GTA, Zancudo è la fortezza di GTA. Ah, sì. Infatti io non so ma che giocatore ha mai sentito. Pensa, poi si è andato sul sicuro, ho detto ma loro lo conosce già, è sicuro. Che cazzo ha mai sentito? Ma infatti io sentivo. Andiamo a fare gli Dai, extra. confuso di tirato con calciatore, questa cosa. Andiamo a fare gli extra, come grazie della partitina. Vuol dire zanzara in spagnolo, ecco dove la conoscevo io la parola, vuol dire zanzara. Allora, vediamo, aspettiamo qua che esca. Grazie della... In C2... Cos'è? Sono in C2. Ah, sei in un 1 contro 1? È la prima partita, quando è il riscaldamento. Grazie. Nulla. Grande! Campione 2. Cavolo, campione 2 sei. Grazie a voi. Duello! Allora, poi quando sei pronto ti... Ma ormai ho capito che se dice un nome che già... Ma se quello ti dice che è un cacciatore. È vero, sta cosa. L'ho fatto Vabbè, spesso. allora, siamo un uomo qua. Quindi Andiamo a non è fare totale. extra. Sì. C2, 1 contro 1. Cavolo, sei molto più... Vabbè, ovviamente sei più... Bevi, grazie Alex. Andiamo a bere che qua mi sto... Bevi tutto, ma tu c'hai sempre l'acqua con te, in pratica. Cioè... Cosa facciamo? Non bevo? La beve dalla piscina come le tizie delle pool. Sì. Sì, infatti il mio tra un gommone e l'altro. Anche tu, i tuoi? Hai dei gommoni? Beh, non sapevo. Sì, sono quelli che mi fanno arrivare proprio da certi paesi. Te le mandano dall'America. Sì. Sì, proprio da là, proprio. Oh, grande, grande, grande. Però assist a me va benissimo. Che assist. Però vedi, Qual è l'insufficienza più qual bassa è che tu abbia mai l'insufficienza più sentito? bassa? Ma a me, Io me lo ricordo. forse un 4. Oltre il Solo. 4, sotto il 4 sono mai sceso. Ho preso un 3 di scienze il giorno che c'è, secondo me oggi prendo Però non mi 10. ricordo il 4 che cosa. Ero Non mi ricordo. convintissimo che ero pronto da 10, ho detto cavolo, voglio prendere un 10 in scienze. No, scusami, era elettronica, elettronica, ho convintissimo, invece ho preso 3. La volta dopo ho preso 10 però, Tutte e quando l'ho due. rifatta. Io ho 4, oltre 4 non sono mai sceso. Io 3 di elettronica Mai. perché ero convinto di prendere 10, ho sbagliato Forse tutto, perché mi ha detto... matematica, io provo E mi ha detto, matematica. guarda, è la legge. È la Della legge. L. Non lo so come si chiama, no. No, sto No, chiedendo, c'è la L. non è No, quella, è non è un'altra quella. legge. È che quando tu sai. È la legge di Murphy, ecco, la legge di Murphy, Marfio. che ti chiedo le uniche cose che tu non sai, infatti, sono Io ho le cose. 3 E la volta dopo ho preso 10, la settimana dopo ho preso 10, ho in detto, la possiamo chimica, dice rifare. 3 in chimica, cavolo. No, io La in chimica. matematica per il 4, perché proprio non Ma la chimica è riuscivo. difficile comunque, la Con la faccio col matematica computerino. proprio io non sono mai andato d'accordo. Con le altre più o meno No, riuscivo a matematica. giostrare. Easy matematica. Ma Ecco, coin c'è già. easy Coin
Vabbè, adesso un attimo, facciamo finale 9, meno 2, così ci leviamo, facciamo 14, 15 e ci leviamo finale 9, facciamo di... Ora manca 5, no, manca 5, 54. Verifica che ero tipo tranquillissimo, mi sono ritrovato nella verifica la roba, mi ha mandato il pallone, mizzica. Classico. Ma più che altro perché poi almeno ci leviamo la sfida delle 15 partite. Mia. Sì, sì. Così poi... No, vabbè, granché, si fa un po' alla volta. No, ho capito, ma siamo a 14. Non mi fa io chiudere. No, no. No, a 10. Nomenclatura. Cosa? Numero blu? Non ho mai fatta chimica. Nomenclatura? Sì, chimica, appunto. Io non ho mai fatta chimica, quindi... Posso studiarmi dei componenti per incendiare qualche persona, però non so se... Ma si può dire, no? Dico, per studiarmi... Poi ho detto che ci aspetta, è tutto a posto. Ah, ok. Non ho capito ancora oggi, ah, ok. Non lo so, guarda, purtroppo non ti so aiutare su chimica. Proprio. Io andavo benissimo di storia, avevo la media del 10. Per tutti i tre anni ho avuto la media del 10 di storia, non ho mai sbagliato una verifica. La media dei 10? Cioè, prendevo 10 tutte le verifiche di storia. Bello, letteratura, bello. Media del 9. Scienza avevo 8, scienze 8 avevo. Poi di là calava, perché le altre materie mi stavano sul culo. No? Infatti io gli avevo detto, ma io non è che non le so, ma mi sta antipatica sta materia, quindi lo so. Storia veramente, infatti ancora adesso compro un sacco di libri di storia, perché a me piace molto la storia. Quella... A me piace, però ho un professore che mi piace. Ha fatto la scuola dei geni, trovo una roba inutile. Che sì, storia io rischio, mi arresto per ideologia. Ma sai, io ero molto attento a stare a dire cosa... Perché poi bisognerebbe imparare, Alex, a non dire quello che si pensa. No, purtroppo è brutto a dire, ma molte cose dovrei morderti la lingua, purtroppo. Perché quando sei troppo schietto la gente non lo c'è. Esatto. Se ci riescono quelli famosi... E lo dico io che purtroppo... purtroppo quando dici le cose che pensi in privato puoi dire tutto quello che ti pare, ti piace, ma nel pubblico anche autoritarie, esatto, si sta zitti. Ma non perché ti si sottomette, perché semplicemente perché la società dice che è sbagliato, quindi tu no, dice che tu non puoi dire quello che vuoi, non puoi avere un pensiero, domani è giusto, appunto la società ti dice che quello che tu ora pensi è sbagliato e quindi non sei un disgraziato se lo pensi. Che non so, da domani magari decidono, oggi tutti parlano di zancudo, dicono la parola zancudo, da domani è vietata la parola zancudo e se la dici sei discriminato. Esatto. Quindi è una cretinata, visto perché è una stupidata, anch'io io sono contrarissimo, però... Storia è bella perché ti permette di capire il presente studiando il passato di un paese o quello che è successo. E forse anche intuire il futuro, ma quando mi sa di no. Quello, no, quello non credo, però... No, beh, ma certi geopolitici intanto ci azzeccano, visto che a volte sembrano delle cose che dicono che sembrano grande profeti. Oh, assist, grazie. Sono ma non perché sono profeti. Le mode, sì. Però vedi anche capire le guerre moderne hanno... No, quello si può dire, però... Ti dico, le guerre moderne si capiscono perché ci sono delle frizioni nel passato e lì bisognerebbe studiare. Che poi a scuola non mi insegno niente, perché poi alla fine, ma anche ai miei tempi non è che tutto quello che so poi l'ho imparato fuori, non è che... Ma poi un sacco di cose che io... Ma guarda che fra l'altro se tu cerchi, le cose che si imparano a scuola che sono false in storia, le trovi tantissime. Ma sai quante cose che hanno detto anche sulle cose delle caravelle, tipo Cristoforo Colombo ha scoperto l'America in quell'anno, in realtà l'ha scoperta prima, ma il papato ha chiesto di slittare, hanno rifatto la stessa missione che vengono. Io Barbarossa che accende Shiri e prende il controllo dell'Azerbaigian, invadendo tutti i paesi del caos, creando l'impero caucasico. No, non credo, non si può dire sta cosa, cioè solo per l'ultima parola in realtà non si può dire. Però sì, in effetti poteva essere. E mentre cancellavo il messaggio. Sì, anch'io ho cancellato. Insieme l'abbiamo cancellato. Il problema è che se ti vuoi delle informazioni o ti compri dei libri, come sto facendo io, di storia, di geopolitica, sto facendo una bella...
roba oppure vai su internet. Se ora anche Ma no, tu senti i no, complottisti e vedi che no, vabbè, vabbè, ora non voglio vedi far che nomi, sta. però io di storia mi sto vedendo anche Novalecchio, che non è che è molto approfondito quello che dici. Poi da là È ti bravo. fai, è bravo, poi da là ti fai un'altra cultura e dici, vabbè, lui ha parlato di questo, fammi un attimo approfondire ancora di più, perché lui in Esatto. 20 minuti non è che ti, sì, ti spiega l'argomento, ma non è approfondito. Tu da là dici, ok. Io infatti sto facendo un rewatch dei suoi video, di tutti i suoi video. Cioè, perché è Proviamo almeno interessantissimo. Non c'è ancora una? Abbiamo fatta ancora una manca. proviamo. Tanto io devo Io. ancora fare No, ciò. io. Sì, Ma dopo le possiamo, faccio. facciamo dopo in privato, dopo questa catola live, vedete? No, facciamo ancora una. Poi facciamo raid. Non vuoi tanto. Ancora una, facciamo il raid. Attenti in difesa. Perché sì, ma adesso? Adesso. Ah, abbiamo subito il rigore, è ovvio, Ah, e noi tanto. non è che siamo. Noi l'avevamo pre. È predetta sta cosa, avevamo detto che eravamo. Poi vabbè, poi cancellando, facendo i discorsi ti perdi un po' nel gioco. Oh, c'è quello stadio brutto, cazzo. Comunque, Alex, è così, fossi in te, se non lo segui, seguilo Novalectio, ma non perché devo fargli pubblicità. Che mappa di... sì. Là, ti ho scritto in privato su Telegram. Adesso aspetto un attimo così. Ah, ok, amica, mi potevi scrivere prima. Vabbè. Ormai. Vabbè, oh, che se ne frega, basta. Tanto io sto facendo un discorso, non è che... ti dico, Alex, se ti vuoi vedere quello, poi da là poi parti e ti guardi le cose. Secondo me ti converrebbe. Io sto scoprendo un sacco di cose nuove che non sapevo, che non le sapevo per niente. Capito? Poi anche Jack ha detto che è bravo sto qua, quindi non è che... Perché comunque le sa le cose, non è scemo. Certo che le sa più di me, E siamo normale. praticamente in chiusura, era l'ultima partita questa. Ciao Mirko. Mirko, ciao Mirko, benvenuto, ma purtroppo Benvenuto. ci hai beccato con l'ultima partita praticamente. Purtroppo. Poi io direi anche dopo 2 ore direi che c'ho già mal di testa con sto gioco, quindi Dillo a me. basta, oggi è l'ultima volta che lo apro sto gioco. Purtroppo siamo in finish. Io devo ancora fare 5 partite per la gioca 15. Mamma mia, Ma poi devo fare anch'io. lo so. Grazie dello spirito. Guarda, io tutti i mercoledì, se ti può interessare, tutti i mercoledì porto Rocket, quindi con le settimane, con le settimanali. Se ti interessa. Sono qui se ti interessa, sono qui per giocare. Ovviamente sì, alcune della settimana sono veramente nelle dita degli occhi, perché sono veramente lunghe, più che brutte no, perché poi alla fine riusciamo a cavarcela. Sono lunghe, lunghe, e noi purtroppo vogliamo giusto raggiungere i 110 per poi stare un po' più tranquilli, così Sì, recuperiamo i crediti. passa qualunque cosa, sono a No, posto. ho sbagliato. Cioè, quindi alla fine, sai. Più che altro sono le sfide della settimana. Alcune sono tipo questa qua di... Grazie, veramente. Ma se guarda, noi ora giochiamo. Cioè, portiamo sempre persone. Ora è venuto un tuo ragazzo a giocare con noi, ma... poi mercoledì, se passi un paio, ne facciamo, ben volentieri. L'orario è sempre lo L'orario stesso. è dalle 19 alle 21 più o meno. Tranne se perdiamo sempre, poi Cristo lo devo staccare, se no dico cose bannabili. Però vieni tranquillo. Tanto basta che giochiamo. Non è che. Figurati. Nessun problema, Mirko. Vai tranquillo. Vai tranqui. No, ma poi alla fine, non so, abbiamo anche il clan, però non voglio fare cose, però abbiamo anche il clanino. Ok. No, ma sai cos'è che purtroppo su alcune sono tipo gli assist, io ce l'ho lunghe, perché io non so farli bene gli assist. Villarreal, bravo Alex. Guardati Villarreal. Sto No, bene, sto vabbè, guarda, bene. se puoi anche tu ti fai quelle settimanali, ti aiutiamo nel La caso, Villarreal perché di là mamma da coin intende.
Su Prime, su Amazon Prime. Ma c'è quello vero? E beh, certo, sei finto. Ma io pensavo che ci fosse quello vero. Ah no, mamma mia. Il socio Twitch è colpa di Jack. Tanto qua vedrai uno che porta sempre delle bandiere democratiche, quindi vai tranquillo. Sierra Leone come si schiera? Ma Sierra Leone non so se è tanto democratico, non so, bisognerebbe andarci lì, non credo però. Cioè, dubito fortemente. Una scampagnata in Sierra Leone. Beh, non so se potrò più giocare con voi nel caso. Nel caso. Vabbè, dai, per la patria. Ma perché scusa, non ci vai tu? Ho capito che ci vuoi andare ci. Io non posso, devo già sopportare i vicini di casa della sono città della Sierra vicina. Leone. No, della Sierra Leone, non sono della Sierra Leone, semplicemente non ho neanche vicini di casa, per sostenere Allora. così, però intendo vicini di casa, No, ho di sbagliato. città, diciamo, i vicini di città. Quello Ah, ma sei vicino di città, sai. è un po' un disastro, dai. Ah, avevo dei vicini io che guarda, bisognava. Ora non posso dire sta cosa, però Comunque bisognava. tu sei vicino di Livorno, ad esempio tu. Sei di No, io Livorno adesso non c'ho vicino. vicini, però prima dove ero prima. Non parlavo dei vicini, parlavo proprio della Ma io non vicinanza con sono la a città. Ho Livorno, ma che cavolo dici? capito, ma dai, Genova Livorno, due Ma capito, passi. Genova Livorno non è due passi, perché tu bisognerebbe prendere il treno e mi sa che sono 2 orette forse di treno, quello regionale forse. Perché già da Genova a Parma con il regionale sono 2 ore e qualcosa, 3 ore Ah, quasi. Parma, bellissimo. Ma sei stato? Bella? È bella, bella. No, non ci ho mai stato, ma mi piace. Allora è bello ci sono mai stato, ok, va Mi bene. emoziona. Una roba. Ma lo prepari tu il ride poi o no? Subito, quando finisce la partita. Ok, no, dico puoi farlo tu o devo alzare? Sì, no, faccio tutto io, tranquillo, sono al computer. Scomodissimo, ma ci sono. Ragazzi. No, ma ci sono, lo faccio volentieri, dai, mancherebbe altro. No, perché se no mi alzavo lo facevo io, però vabbè. Pam, ho sbagliato. No, Jack. Porco cane, porta vuota, ho sbagliato. Non neanche mi È dà. come Una Gagliardini quando sbaglia il gol, però boh, è salutiamo Gagliardini. incredibile. Ecco, salutiamo Ho paura che Gagliardini. adesso non mi dà neanche i punti di partita, quindi l'ho giocata per niente. Può anche essere. Direi che. Fa vedere. No, me la date, me la Andiamo date. al menu, così Guarda. avviamoci alla chiusura. Ragazzuoli, è stato un piacere. Prepariamo un bel raidino per il buon coin. Grazie della compagnia. Vi ricordo che mercoledì torniamo con Rocket. Quindi per chi vuol venire ben volentieri. Domani facciamo un po' di retro game. Vi auguro buona serata. E grazie ancora. Ora stacco. Sì, ora stacco. Sì, andiamo a fare un ride. Ciao. E ci vediamo, ragazzi. Grazie ancora. Alla prossima. Ciao. Partito. Aspetta.